Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, cari pirati e piratine. Buonasera e benvenuti a questa fantastica partita finale di questo torneo fantastico. Diamo dei punti che però devono essere ancora sistemati dalla nostra regia. Sono già avanti, capito? Sono avanti nel futuro. Buonasera ragazzi, come state? Com'è andata questa settimana in trepidante attesa di questa finale che vede appunto, come potete ben vedere, già queste tre squadre che poi andremo a presentare prima di iniziare a dare fuoco alle polveri. Oh, Barba, sei in hype anche te? Sono in hype e in ansia perché una delle tre ciurme è la mia, quindi ho ansia per Esatto, loro, sinceramente. Quindi è vero, è vero, è vero. sarà. Ricordiamo che ba Barba è esponente dei Sea Riders, quindi Nel senso sarà che di sono l'unico che ha parte. fatto outing. Sarà di parte, ma tiferà per i Sea Riders, immagino. Io invece Assolutamente, faccio la stesso dire. cheerleader dentro di me proprio, perché giustamente devo commentare in modo oggettivo e imparziale. Invece posso essere di parte a prescindere, intanto la mia squadra è uscita alle qualifiche. Vabbè, i ragazzi erano ancora acerbi, cioè avranno modo di farsi vedere in altri tornei, in altri eventi che naturalmente l'Alleanza Assolutamente. organizzerà. Ma Assolutamente. guarda, guarda come sono già in hype in chat, li vedo già belli carichi. You're welcome, guys! Anche per essere internazionali, il minimo. Giusto quel Volevo minimo. fare un'entrata d'effetto in inglese, ma è meglio di no. Evito castronerie. Perché cosa volevi dire? Volevo fare presente. Come si chiamava il film con Robbie Williams? No. Vietnam, Ah, ok. ok. Volevo fare Good Buongiorno, Morning ok. Vietnam, Adoro l'odore del napalm al mattino presto, Esatto, tipo una bel esatto. genere. No, 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 vabbè. Non così, non così greve, diciamo. Io non so come sono messi i ragazzi di là, ma io andrei a sfruttare questi pochi minuti che abbiamo ancora prima dei game per ridare un Ripresentare le attimo squadre di finale. e ridire anche un prima regolamento. Ah, beh, certo, giustamente. È più importante il regolamento prima. Giusto Esattamente, ragazzi, adesso per vi ricordarlo. ricordiamo le regole che verranno attuate, che verranno usate per quanto riguarda questa finale, che vedrà una meccanica diversa dalle partite che abbiamo visto in qualificazione. Per prima cosa, la finale appunto è giocata a tre navi, non a due come abbiamo visto nelle qualificazioni, e ci saranno 5 partite a punti. Chi alla fine delle 5 partite avrà accumulato più punti verrà decretato vincitore del torneo. Ogni squadra invece avrà tre vite. Se si affonda, si perde una vita. Al termine del round, ogni squadra guadagna tanti punti quante vite rimaste. Quindi sostanzialmente ogni round, si sommeranno le vite rimaste in Esatto, quindi partita. ogni Esatto. round al massimo ogni squadra può fare 3 punti fino a un minimo di 0. In caso di pareggio, dopo le 5 partite, delle finali, in caso di pareggio appunto di punti classifica, si terrà un altro game, quindi un altro match, con la regola del Last Galleon Standing, in pratica un'unica sfida in cui chi affonda, la prima volta viene automaticamente eliminato e vince la sfida l'ultima nave che rimane a galla a fine del round. Naturalmente è consentito usare invece qualsiasi tipo di arma e combattere in qualsiasi punto della mappa dell'arena. Però non è consentito scavare o vendere tesoro, quindi questa meccanica è stata eliminata per, diciamo, incentivare l'affondamento altrui. Non mi stancherò mai di ribadirlo, ma perlomeno per noi è severamente vietato l'uso di cheat macro e qualunque altro tipo di exploit che possa avvantaggiare un giocatore o una ciurma intera. Pena, Esatto. Per rispondere. Vai, vai. giustamente, giro di chiglia e incularella da parte delle altre ciurme. Esattamente. Per rispondere a Blu che chiede la finale a 5 navi, è la meccanica della finale a 5 navi con questa tipologia qui è un po', diciamo, un casotto e non ci dà modo a noi di avere delle telecamere di zona, Blu.
quindi abbiamo optato con tre navi, non quattro, perché sennò sarebbe diventata la fiera dell'accoppiata, due contro due, invece con tre, essendo un numero dispari, si devono per forza affrontare, dato che la maggior parte dei partecipanti comunque non trasmette la propria partita. Abbiamo dato modo a voi di avere delle telecamere e delle visuali alternative oltre a quelle dei giocatori. E soprattutto è stato fatto sostanzialmente per mantenere lo spirito del basico dell'1v1. Cioè praticamente nostro torneo vogliamo solo vedere mazzulate nei denti, sciabolate, pistolate e tanta palla dentro il cannone che viene sparato. Esatto. Abbiamo voluto evitare di fare la fiera del farming, che comunque ci sta, alla fine ci sta anche il fatto di avere una base del regolamento dell'arena, sul quale appunto ci sono dei tornei che si basano appunto sull'arena e vince chi appunto vince l'arena. Abbiamo diciamo stravolto un po' le regole dell'arena per dare un'alternativa di regolamento e delle meccaniche nuove che vedranno i giocatori cimentarsi per le prime volte, perché abbiamo visto durante gli allenamenti, anche per la fase di test del torneo, che alcune meccaniche, seppur per chi è esterno molto semplici, cioè alla fine devo affondare gli altri, devo sfruttare l'occasione e quant'altro, per chi gioca in competitivo non è facile diciamo accendere un attimo la lampadina e sacrificarsi in alcune situazioni per avere un vantaggio a livello di classifica generale. Però questo poi vedremo durante i game come si comporteranno i ragazzi, se sfrutteranno appunto le fasi di testing dell'evento, se avranno modo di farci magari godere nuove di tattiche, magari nuove tattiche che hanno pensato nell'arco della settimana. Esattamente, si sono preparati comunque i ragazzi durante la settimana, cioè non è che hanno fatto la calza da mettere sopra il camino, si sono messi proprio e comunque sia chiaro, cioè l'evento l'abbiamo fatto per vedere la vera pirateria, io non punto a fare tanti punti, io punto ad affondarti. Esatto. Punta esatto. A farti colare a picco nel vasto mare, oceano, quello che è fino ai fondali. Esattamente, ma dopo aver appunto spiegato di nuovo il regolamento, naturalmente per chi magari mancasse di questa informazione, basta andare a vedere l'inizio della live, e comunque mannaggia voi che non avete visto le qualificazioni, andiamo a presentare le squadre. Aciderbolina. Andiamo a presentare le squadre, che appunto vedete già qua sotto i loro loghi, ma andiamo a presentarle facendo vedere i loro video di presentazione e naturalmente poi dicendovi i componenti di ogni squadra. Per prima di tutte andiamo a vedere la tua, quindi presentala pure te, Barba, che ci tieni, lo so. Beh, la mia squadra, che dire, un nome, un programma, un nome, un branco di matti, nonché i Sea Raiders. Nel mare dei ladri, ogni giorno una sloop salpa e sa che dovrà navigare più veloce del galeone o verrà affondata. Ogni giorno un galeone salpa e sa che dovrà navigare più veloce della sloop o rimarrà senza bottino. Non importa che tu salpi in sloop o in galeone. L'importante è salpare insieme per andare lontano. Essere razziato. Beh, vabbè, l'intro io l'adoro. È sempre uno spettacolo. Esatto. Qua c'è lo zampino di Jim Editor. Esatto. E giusto per dire, per i Sea Raiders competeranno Sir Dada come caposquadra, Jimmy Castor, Capselli e Gibbo. Ma... C'è.
C'è anche la panchinara, mi sa. Beh, c'è anche la panchinara, ma non credo che giochi, perché panchinara, giustamente, deve rimanere tale, ma è Lady Mimi, l'unica donna della ciurma. Una delle... Allora, se c'è anche l'altra piratessa, è una delle due donne che parteciperà comunque in roster di squadra, eh? Quindi... Vabbè. Chapeau a loro, onore a loro. Perché ricordiamo, anche se sono donne, possono ammazzolare benissimo i giocatori con il pistillo. Esattamente. Pistillo, sì. Per non dire cattiverie. Esattamente. Ma adesso andiamo a presentare invece gli Hostile, ragazzi. Ed eccoli qua, gli Hostile con il loro video che li rappresenta, li mostra al pubblico. E per gli Hostile, appunto, parteciperanno come responsabile, appunto, del capitano della squadra, il nostro Pana. Insieme a lui giocheranno Derano, Bjorn e Psycho Vrat. Io vorrei ricordare una cosa, che per sì. Ora, essendo la prima edizione, gli Hostile hanno con sé accumulato due record in una sola partita, nonché record di argento accumulato, esatto, e record di affondamenti fatti contro la nave nemica in un 1v1. Esattamente, cioè decisamente si sono fatti vedere in questo torneo sopra gli altri di una spanna. Vedremo poi se manterranno questa fama, cresta dell'onda, nomea. Esatto, questa nomea, questa cresta dell'onda per questo evento e magari anche per i prossimi, chissà. Speriamo che magari le prossime volte ci saranno anche più ciurme per vedere anche un po' più di vita nell'alleanza, sì, un no, po' più già, di vita nel evento, sono state, più serate. Sono state comunque richieste per partecipare ai prossimi eventi, naturalmente il primo è solo un'apripista, gli altri saranno sempre più corposi, sempre più ciurme, si vedranno sfidarsi in questi mari di ladri. Ok, allora andiamo a presentare l'ultima, ma non per bravura, anzi, tutt'altro. Vado a presentare personalmente gli LHV, nonché le Hollandais Violon. A me, ragazzi, la musica che hanno messo per la loro intro mi fa impazzire. Hai visto quanta arroganza? Hanno ammazzato anche quello che riprendeva, capito? Non gliene frega niente. Proprio loro devono far scorrere sangue lungo il loro ponte. Allora, per le Hollandais Violon parteciperanno alla gara Agent, il loro caposquadra Natsu, Lia Mena e Sensi. Beh,
dato che la chat l'aveva chiesto, Liamena è la seconda ragazza che partecipa al torneo come partecipante in roster ufficiale. Esatto, esatto. Però lei partecipa ufficialmente. Sì, lei nella squadra, invece Lady l'hanno messa in panchina. Sì, porretta, si sta allenando per altre cose, quindi l'hanno lasciato un attimo, diciamo, riposare e mettere un attimo in attesa nel caso ci fossero dei qui pro quo. Esattamente, qualsiasi. Esattamente. Comunque io ho letto che stanno già chiedendo dei due giveaway. Sì, infatti adesso diamo anche le info per quanto riguarda i due giveaway che faremo durante la serata, ragazzi. Ce ne sarà uno dopo i primi tre match, ok? Che sarà dedicato appunto al giveaway per l'Ultimate Game Pass per quanto riguarda PC e Xbox, che darà accesso a più di 300 titoli AAA sulla libreria della Microsoft e dell'Xbox in contemporanea, quindi si potrà giocare sia sulla console che su PC. E per chi non ha Sea of Thieves, giustamente, e vincesse questo corposo giveaway, potrebbe iniziarlo a giocare. Avrebbe 3 mesi di tempo per provarlo e dire mi piace o non mi piace, tanta roba. Esattamente, poi l'Ultimate Game Pass dà anche accesso a dei contenuti aggiuntivi all'interno del gioco che vengono rilasciati solo esclusivamente a chi ha questo determinato pass, e in più chi ha questo pass esclusivo ha la possibilità di provare e accedere in maniera anticipata ad alcuni titoli che Microsoft in contemporanea con Xbox rilascerà nella libreria di questo Game Pass. Quindi comunque sono più di 100 titoli, e per questo periodo in cui dobbiamo, diciamo, limitare le nostre uscite, avere così tanto da poter giocare, direi che è da approfittarne assolutamente. Soprattutto per il periodo che sta correndo, ovviamente siamo un po' tutti costretti a casa, potrebbe essere interessante avere 3 mesi di Game Pass con tanti titoli AAA, quindi. E poi il secondo giveaway invece lo faremo appunto a fine del torneo, quindi rimanete in ascolto e naturalmente drizzate le orecchie, perché poi sarete voi a dover partecipare, a dovervi inserire all'interno del giveaway, sia appunto per quanto riguarda il Game Pass, l'Ultimate Game Pass, sia per quanto riguarda l'ancora di ossidiana che verrà rilasciata a fine del torneo. Quindi rimanete qua, ragazzi, non andatevene via, perché oltre a dei bei game ci saranno anche dei bei giveaway. Ah, aspetta, c'è Buffal che ha lanciato il guanto di sfida, se vince lui dona 1000 sub sub. Sì, guarda che subito aspetto, ma non avete l'affiliate. Maledetto. Beh, dato. Appena lo avremo, non ci sarà problema. Buffalo, cioè. Ti veniamo direttamente a casa, tranquillo, non ti preoccupare. Ce ne ricorderemo, sappiamo, è tutto registrato, sia chiaro. Sappiamo dove abiti. Oddio, quello no, io non lo so. Personalmente non lo so, quindi. Io ho i miei informatori. Quando ho i crediti da riscuotere, so sempre dove andare. Buona sapersi, allora. Ti farò una chiamatina quando servirà. Esatto. Se serve, tranquillo. Tanto qua nessuno ha debiti con me. Dicevo, ma per quanto riguarda invece i game, abbiamo qualche informazione dai ragazzi che sono già in arena, già si stanno preparando. Sì, stanno riscaldando, diciamo, leggermente, fanno un piccolo riscaldamento per le mani, visto che è inverno, devono un attimo scaldare i tendini e tutto. Sì, c'è anche l'emote questo mese, rivolta al freddo, non so se l'hai visto nel negozio. Sì, l'ho visto. Beh, se, ma non si vince anche con i drop? Non c'è anche un emote riguardante al freddo per... No, allora, c'è l'emote del confuso, del pirata confuso... Se non ho visto male, forse c'è verso la fine. Adesso dovrei andare a rivedere i drop. In realtà mi cogli alla sprovvista. Mi colto alla sprovvista perché. Ma perché visti. Io più che altro sono rincoglionito, non mi ricordo. Quindi, nel caso. No, erano rivolti tutti al set di vestiti, equipaggiamento del Frozen Horizon. Orizzonti ghiacciati. Ok. Però c'erano anche un emote sicuro questa settimana. Ma parlando di emote, ragazzi, cioè, vogliamo parlare delle skin nuove nello shop? Perché a me, sinceramente, mi hanno fatto un che. Nel senso,
ho aperto il gioco e mi ritrovo delle skin che per me sono palesemente di Frozen. Non so voi cosa ne pensate dalla chat, ma per me è palesemente Frozen. Però se hai l'occhio un po' più che balla, se hai visto a Capodanno danno un set di cannoni di un altro set che si chiama dell'assideramento, che è molto più sullo stile nordico vichingo. Ok, allora quello sicuramente mi potrà piacere. Quello ci sta di brutto, cioè quello ma il problema, cioè il problema in realtà, il mio pensiero è: ma staranno progettando finalmente questo continente artico? Ci sta, è un'aggiunta di mappa. Abbiamo fatto le isole di fuoco, fai le isole di ghiaccio. Diciamo che sono praticamente dall'avvenimento del Devil Roar che ci si aspetta l'ultimo pezzo della mappa mancante che possa arrivare nei ghiacci. Considerando che comunque i vichinghi scusatemi, c'ho la voce un po' roca. Considerando che comunque i vichinghi, ufficialmente e storicamente parlando, erano stati i primi pirati al mondo nella storia. Quindi sarebbe molto interessante anche vedere delle skin di quel tipo, magari anche esatto. Altre fazioni, che non ci sono solo gli scheletri da combattere, magari ci saranno anche dei puerili barbari pieni armati di asce, balestre, che cazzo so... Qualcosa di interessante, dai. La mia speranza è che questo gioco comunque, oltre appunto a mettere pezzi di mappa nuovi, che ci sta, perché chi è nuovo ha molto da esplorare, chi è veterano ha nuove cose da esplorare, che fa tanto, cioè per noi giocatori di vecchia data fa solo che fa piacere. Gioia. A me fa tanto farebbe tanto piacere, sinceramente. Aggiunge un enorme piacere, e quindi l'espansione anche della mappa di per sé ci sta. Dovrebbe essere in concomitanza anche con l'aggiunta di più navi all'interno del server. Adesso attualmente i server... Ma più navi, armi nuove, visto che i pirati, sì, sono famosi per la sciabola, per il fioretto, per la pistola, il moschetto e quant'altro, ma ragazzi, usavano anche l'ascia, la mia arma preferita, la mia arma bianca preferita. Ma lasciamo l'ascia, ma i pugni? Cioè io lasciamo voglio l'ascia, Voglio i pugni in questo gioco, una bella scazzottata tra pirati in taverna ci sta sempre. Dai, qualche castroneria da infilare, giusto anche per dilettarci. Si potrebbe tanto fare, ma Madre Rare decide e si vedrà. O nei tempi d'attesa giocare da dibuchiardi, cioè fare veramente un sacco di giochi che ai tempi dei pirati si faceva. Sai, quando aspetti che starti l'arena... Possono mettere il bordello. No, quello magari... Un filo meno, anche perché ricordiamo che è un Peggy 6. da un Peggy 12 che era, l'hanno alzato a 16, perché i contenuti sono un po' troppo, diciamo, più adatti a 16 che a 12. Probabilmente perché tra il fatto del lubricare, sì, vomitare e quant'altro... Forse per quello. Beh, in verità dovrebbe sensibilizzare, nel senso, se bevi tanto grog, tanto ne rigetti, sostanzialmente. E niente, ragazzi, qui in chat che si dice? Che si dice? Guarda, intanto vedo un bene che viene triggerato dai mod e timeoutato, come al solito, perché... Beh, mi fido dei mod e mi fido un po' di meno di Benny, quindi penso che abbiano totalmente ragione. Conoscendo l'elemento, capisco bene i mod che lo timeoutino allegramente, quindi ci sta. Che volete. Esatto, si sente subito sempre pronto a fare double tap verso le persone, Benny? Beh, ognuno ha le sue gatte da pelare, noi abbiamo dei pirati da spellare, giustamente. Ecco, da spellare, perché non da depilare, diciamo. Pilara non credo. Fatta iniziare la partita, Ninja. Stiamo aspettando che ci dicano se sono pronti, perché noi dovevamo partire verso le 9:30. Ci hanno fatto fare le cose di fretta e in furia perché dovevano partire. Fatemi vedere un attimo in prima persona che cosa stanno combinando gli altri pirati. Sì, sembra che siano quasi pronti, ragazzi. Sono in lobby, stanno entrando in lobby per poter iniziare la prima partita, quindi ancora un paio di minuti, ragazzi, cinque minuti massimo, e si inizierà il pestaggio finale a 3.
Esatto, la prima partita delle tre che saranno una dietro l'altra, naturalmente saranno 10 minuti di game, i 5 minuti di preparazione della partita dopo, altri 10 minuti di game, 5 minuti di pausa, che nel senso è la preparazione della terza partita e poi ci sarà lo stop di almeno una partita nel frammezzo, quindi un quarto d'ora e qualcosa in cui vedremo i primi risultati delle prime tre partite, faremo un po' di chiacchiere con voi e naturalmente ogni game vedremo anche chi voterà il vincitore del round, perché ci sarà la possibilità di votare i vincitori dei vari round. Beh, io direi a sto punto invece che i vincitori dei vari round di fare una votazione a chi è più propenso per poter vincere direttamente, senza, se no ogni round... Niente, a Blu non vai mai bene niente. Blu 10 minuti e basta. Blu, purtroppo noi abbiamo voluto puntare sulla telecamera interna alla partita, sia per la mappa che per una periferica, quindi abbiamo optato per i 10 minuti. Più che altro, non avendo server privati, ragazzi, alcune meccaniche le dobbiamo gestire da noi, le dobbiamo organizzare noi, dato che non abbiamo un supporto diretto da parte dei programmatori, quindi capite anche il lavoro che c'è dietro per organizzare un evento del genere e per dare modo a voi di vedere non solo la visuale dei vari pirati, ma anche una visuale panoramica dell'azione. Quindi, aspetta, no? Visto che c'è un signor Stonks che fa il simpaticone, io vorrei approfittare di una cosa che ho richiesto personalmente alla regia. Vediamo se si vede. Aspetta, vediamo se si vede. Che regia? Aspetta. Vediamo. Vediamo. Regia, saranno, prova. Non saranno le mie foto al mare. No, dov'è? Dov'è? Regia. siamo ritornati qua. Bene. Grande mago. Niente, ragazzi, ero sicuro che potevo far vedere una roba interessante, divertente più che altro, ma... Beh, no, le mie foto al mare sono interessanti, non divertenti. Eccolo! Tutta questa live, ragazzi, tutta questa organizzazione è stata offerta dallo staff dell'Alleanza. Ma seriamente, avete preparato sta cosa oggi pomeriggio? No, in verità no. Ah, ok, perfetto. Cioè, in verità, ciò che facciamo è studiato e preparato, non siamo degli sprovveduti. Oddio. Sostanzialmente, visto che io nelle mie poche live che riesco a fare spammo molto spesso sta cosa pubblicitaria, stavo lavoricchiando un attimo col regista per una roba mia, poi ho detto dai cazzo, mettiamola anche nella live dell'Alleanza, più figa, più ignorante. Dopo però c'era il leone, perché non sapevo anche cazzo metterli per lì, magari più avanti si modificherà nel caso. Aspetto il primo mandato d'arresto della Universal Pictures. Per aver usato il loro leone. No, non è dell'Universal. No, di no, è della... No. Vabbè, ogni te intanto... Ogni riferimento a case cinematografiche è puramente casuale. No, non è casuale, cazzi loro, gliel'abbiamo fregato, punto. Siamo pirati, noi rubiamo, deprediamo, razziamo, facciamo questo. Era un leone che passava di là, ragazzi, semplicemente abbiamo fatto un video. Ci sono, scusate, nelle isole... In Africa sono andato. Ma perché in Africa? Siamo nelle isole più belle di tutto il mondo, di Sea of Thieves, del Mare dei Ladri, e non ci possono essere dei leoni che ti aspettano. Noi l'abbiamo trovato e l'abbiamo registrato. Sono i leoni marini sono un po'... Esatto, la zona d'ESA, MGM. Metro Goldwyn Mayer. Ah, ok, va bene. Fortuna loro che hanno cercato su Google, che io sono un po' impossibilitato a farlo. Esatto, tu c'hai il parassita. Cioè, er parassita, cioè. Sì, per chi ancora non l'avesse capito, il mio computer sta facendo da per non dire una parolaccia, non dico niente, accompagnatrice. Ok, accompagnatrice per soldi, perché giustamente si farà pagare dal nostro regista personale. Esatto. Sea of Thieves o Sea of Friends? Ma io direi Sea of Thieves, si spera. Io direi più Sea of Melatelo, vedendo molte scene in prima persona e in terza, e molta gente che fuggi, eccetera, eccetera.
Vabbè, comunque a breve vedremo il primo game comunque. Sì. Aspetta, sto vedendo un attimo che c'è un Jimmy anche che in starting. Cosa? Non puoi dire ste cose, le vediamo noi, no? Loro non la possono vedere. Tre minuti, a proposito. Ho fatto il cialtrone, io non ho aperto tutte le multi. Meglio dissociarsi per sicurezza. Esatto. A prescindere, non so cosa io abbia detto, potrei aver detto qualcosa di cattivo nei riguardi un po' di giocatori, ma mi dissocio. Mi sono arrivati i colori delle varie squadre. Abbiamo per la squadra rossa gli LHV, che non è una malattia, ma sono gli Hollandos Violent. Che brutta uscita. L'Hollandos Violent. Perché l'ho detta con quella sigla che sembra... detta sì, virus. Sì, avevo capito. per la squadra gialla abbiamo i Sea Riders e invece per la squadra viola gli Hostile. Gialla come la febbre e viola come il colorito come che il, si ha quando si vomita. Se c'è notico, visto che quindi... parlavamo di malattie, tanto vale. Aggiungiamo il carico di... Esatto. Allora, vogliamo lo sondaggio di chi vince? Ma io lo inizierei a far scorrere, però spero che la chat non vada subito, prima guardi un attimo almeno due partite per poi dire ok, secondo me loro sono quelli più agevoli per una possibile vittoria. Un minuto, perfetto. Io dovrei riaprire tutte. Non mi sono preparato i multi, sennò io non vedo niente. No, però ce l'ho qua. Te sei avvantaggiato, non vale. Tu puoi, io posso usare il mio computer, ragazzi. Io no. Non so se questo è partito per sbaglio, però ragazzi, tutto questo è offerto da Alleanza, sia chiaro. Giusto per... Giustamente. Niente, io poi prima... Mi preparerò meglio anche in multi-stream, perché sennò non vedo veramente niente. Dei game. Tutto in diretta, ragazzi. Il bello della diretta. Ah, ma vediamo già una bella panoramica da parte della nostra telecamera di zona, che è il nostro capo che fa i zoom. Tipo, io capito quando strabuzzi gli occhi, fai ehi. Io non metto così tanto bene a fuoco, comunque, con dei possibili strabuzzamenti. Ehi tu. Allora, sono partiti, ragazzi. Sono partiti adesso. Fuoco alle polveri e via andare. Andare lontano. Intanto vediamo i Sea Riders che hanno già messo due palle. Sugli LHV, mi sa. Non capisco se sono rossi o viola quelli laggiù. Allora, ti ricordo i colori. No, viola Hostile, rossi LHV, sì. E gialli Sea Riders. I Sea Riders, esatto. C'ho la memoria di un pesce rosso, però dai, ancora funziona. Però comunque i Sea Riders hanno ripreso subito la testa della partita, a livello di cannonate entrate. E ricordiamo che comunque il punteggio dell'arena in questa modalità non conta se non ai fini di un pareggio per i secondi posti, che verranno calcolati appunto dagli arbitri. Vale esclusivamente affondare i propri avversari. Come potete vedere sulla sinistra abbiamo tre punti a testa, che sono sia i punti classifica che guadagneranno le squadre, sia i galeoni a loro disposizione. Esatto. Comunque noi intanto possiamo vedere in questo momento gli LHV. Hanno fatto partire la votazione per quanto riguarda chi è possibile, secondo loro, chi vincerà questo round. Bisognerebbe dare anche l'opzione di pareggio, in realtà. O l'opzione di multivoto, nel senso possono votare più di una squadra. Chiedi perché... troppo, però anche te, subito. Vabbè, ho capito. Che qua ci potrebbe essere un pareggio triplo, un pareggio doppio, una sola squadra che vince. Però ricordo che è il primo di 5 partite, quindi ne vedremo. Possiamo vedere comunque. Strabelle. Degli LHV che stanno abbastanza distanti dal fight diretto, grosso modo. Sì, c'è
E intanto qua vediamo anche gli hostile si stanno fightando quasi in parallelo ai Sea Riders. Sì, c'è la difficoltà della zona, che qua si trovano tutti a Shipwreck Bay. Ed è piena di scogli, infatti stiamo vedendo che anche i Sea Riders stanno cercando di fare manovre abbastanza strette, lente, si regolano con gli arpioni. Si sono messi in un punto abbastanza interessante comunque. Attenzione che comunque adesso gli hostile stanno cercando di prendere il loro muro. Hanno subito il boarding di Bjorn. Di Bjorn, infatti vediamo Bjorn che sta spazzolando il ponte dei Sea Riders. Mi pare che l'abbiano neutralizzato. Ancora no. Sì. Sì. Adesso, okay, adesso. Lo sono riusciti a neutralizzare. Neutralizzare. Mi sono però, un attimo. Però gli ha dato parecchio fastidio e ha portato i Sea Riders a avere delle grosse difficoltà per quanto riguarda la posizione. Anche sì, perché sono ancorati e stanno subendo comunque dei danni sul ponte. Però sembra la stiano tenendo abbastanza. Vediamo se gli LHV ne approfittano della situazione per portare al loro vantaggio appunto un punto classifica. Perché ricordiamo, se fate perdere punti agli altri è comunque un vantaggio vostro. Eh beh, certo. Intanto possiamo vedere comunque che i Sea Riders stanno andando. Andiamo giù. Dio cazzo. I Sea Riders non ce l'hanno. Che ha provato ad abbordare, ha abbordato gli hostile. Gli ha tirato l'ancora. Vediamo il primo piano di Jack, che sta facendo una bella azione. Niente, cazzo, dato. Chi è che c'ha gli uccellini? Colpa mia, lascia perdere. Bella la suoneria romantica che c'hai. Sì, mi voglio svegliare con meno nervoso possibile di solito. Quindi. Ah, ok, ti metti gli uccellini. Oh, attenzione secondo piano. Attenzione che anche gli hostile... Anche gli hostile sono andati. Attenzione! Porca miseria! Sono stati presi mi sa da dietro dagli LHV, sì. Sì, te l'ho detto, sì. Secondo me qua ne avrebbero approfittato. Qua era giusto che ne approfittassero gli LHV perché erano gli LHV. Zitti, vedi, se la son girata. Zitto, infilata bene. Se la regia può correggere i punti a sinistra. Sì, mi dissocio apertamente, Godex, per quello che si è possibilmente sentito, diciamo. Cos'è che hai detto? Hai detto lasciamo perdere. No, io non ho detto niente. Qualche esclamazione di troppo. Non ho detto niente io. Non peghi 12. Non è per mano mia. Si è chiaro. Però gli hostia hanno provato ad abbordare comunque gli LHV. È stato punito Psycho Wrath. Vediamo se c'è qualcun altro che ci prova. C'è Natsu che sta camperando le scale. E dall'altra parte c'è Sensi. E vediamo una Yamena che era già pronta per... tirare un colpettino per... Sensi, c'è proprio un sorriso a 32 denti perché la situazione, ragazzi, ha il loro vantaggio nel primo Madonna, game. Madonna, vantaggiosissimo proprio. Adesso vediamo se i Sea Riders e gli Hostile tornano in pompa magna e dicono «Uè, LHV, un attimo Galmini, va?» Abbassate un attimo le asce e la cresta. Esatto. Ma, hai visto cosa stava mangiando? C'era Natsu mangiando... un guizzarolo isolano, l'ho visto ben cotto. Voi dovete sapere che durante i 5 minuti di preparazione, ragazzi, tra pescare, uccidere la fauna marina, uccidere la fauna terrestre, ne approfittano per avere appunto questo micro vantaggio di cibo cotto, che comunque è tanto un vantaggio rispetto al cocco che... E non è né un cheat né una macro, quindi no. Puramente permesso. Esattamente, ognuno sfrutta i primi 5 minuti come vuole. Attenzione che comunque gli hostili e i Sea Riders si stanno vendicando pesantemente sugli LHV, li hanno chiusi in un panino bello succulente. Vedo, però hanno solo 4 minuti per poter fare qualcosa e pareggiare i conti. Esatto, vediamo comunque le azioni strategiche. All'inizio abbiamo visto gli Hostile e i Sea Riders che hanno cercato subito di mettere il punto in saccoccia. No, non tirate via quelli della torretta, diciamo, facevano i warrior della situazione. Affondate anche gli LHV, ragazzi. Mamma mia, che partitona, siamo partiti proprio papam! Carichissimi. Qua regia dobbiamo mettere quindi tutti i punti perché c'erano gli hostile, la parte degli hostile non corretta. Comunque
tutte e tre le squadre, ragazzi, sono affondate una volta in questo game. Le vediamo belle con la bava alla bocca stasera le squadre. Porca sono miseria. Proprio hanno voglia di fare la prima vittoria del primissimo torneo dell'Alleanza, vogliono diventare i vincitori del primissimo torneo. Cioè noi durante le prove, ragazzi, tutti questi affondamenti al primo game mai visti. Un minuto? Due minuti al termine tre, della... Tre. Tre? Scusami, c'ho un attimo la differita. Ancora tre minuti. Tre minuti, sì, quindi è tutto da dire. Tre minuti, se due navi si mettono contro una... Vediamo che comunque fare... gli hostile con la precisione, i cannoni a lunga distanza fanno sempre quelle spennellate d'artista proprio, sono devastanti. Riusciamo a correggere due secondi i punti qua a sinistra? Non so se... Ma li correggeremo a fine partita nel caso. Abbiamo tutte e tre le squadre a due punti. Abbiamo la grafica. Vedo belli caldi, bene. Intanto c'è un Bjorn che è partita all'assalto dei Sea Riders, attenzione. Sì. Vediamo se il boarding ha effetto, l'avranno sentito sicuramente perché le cannonate ragazzi, potrebbero sono... anche aver visto la sirena, vediamo, sta salendo le scalette. Salito, ha passato due, attenzione, si è preso una bella schiccherata. Però è riuscito a levarsi di torno, eh? Attenzione. Sì, ha tirato l'ancora, ha tirato via anche il tipo dell'ancora. Forse l'ha tenuta? Ancorati? Forse l'ha tenuta. No, ancorati, mi sa. La stanno tirando su in... Tanto sono affondati blu, così a caso, niente, una nave staff. Ah, nave staff, ok. Ovviamente era ripoppata, qualcuno ha preso... Vediamo le hostel che si stanno tenendo attivi. Ci sono dei leggeri problemi tecnici, scusateci per le imprecisioni. No, va bene, tanto stiamo tenendo noi botta, siamo due punti ad ogni squadra. Provvedo subito a regia intanto a colmare la situazione. No, mancano gli ultimi 40 secondi. Siamo quasi verso la fine del primo match. Vediamo tutte le squadre a due punti. E gli hostil comunque tengono botta a livello di argento in classifica. Cioè, se la mandano a dire. Peccato per quell'assalto di Bjorn che non è andato a buon fine, cioè nel senso è andato a buon fine ma non ha chiuso l'affondamento. Vediamo che è stato sbalzato fuori nave anche. Vediamo i Sea Riders che comunque stanno cercando di prendere distanza a tre vele. Sì, hanno un parallelo con gli hostile, ma gli LHV finita. Non pervenuti in questa fine match. Ed è finita, ragazzi. Primo match bombissimo. Se riesce a spostarmi la stream perché sennò non vedo niente. Porca miseria, adesso, ragazzi. Adesso ci penserà il nostro regista. Porca miseria, che botte da Orbi. Mamma. Che partenza. Non me l'aspettavo. A cannone. Non me l'aspettavo, ma hanno preso la sprovvista. Porca miseria. Cioè. Ecco, bello questo fermo immagine. Dicevo, non me l'aspettavo, ragazzi, è stato qualcosa che... Cioè, io, avendo visto le prove, era molto più un spararsi a distanza, calcolare bene la situazione. Invece qua si sono picchiati, che è una meraviglia. Mamma mia, dire che si sono picchiati dir poco, eh. Si sono picchiati è allucinante. Cioè, sono riusciti a chiudere un affondamento ogni ciurma su un avversario. Se gli LHV riuscivano a tenersi quel punticino lì, sarebbe, cioè, potevano un attimo avere la situazione un po' più agevole. In realtà poi, però, è ancora tutto da vedere, ancora tutto molto molto vedere. Aperto, giustamente abbiamo ancora quattro partite, quindi. Però qua abbiamo visto che subito le due squadre che avevano perso la nave non si sono andate a ricercare per rifare, che ne so, la guerra dei bottoni. Qua si sono andate subito a mettere in chiaro la situazione. Qua dobbiamo stare tutti a pari, perché voi non dovete avere neanche mezzo punto sopra. Neanche mezzo punto sopra. E li hanno subito puniti. Assolutamente. C'è il fermo immagine della nostra chiacchierata. Infatti, giustamente, Jack ci dice: la vita è una menzogna, Zan e Barba sono un video in verità.
No, il video è registrato, giustamente, non siamo dentro il game, anche se no... Anche se no sai che due palle per il regista, dover registrare anche noi, che sì, stiamo lì a fare le emoticon per due ore. Ah, poi dopo arriva la gente, li devi killare, poi dopo si lamentano, cosa fate qua, io devo vendere, e tu gli fai, guarda, te le vendo io perché è l'evento di Natale, siamo tutti più buoni, vengo io. Mi distruggete una leggenda. Esatto. Oh, ma ragazzi, cioè, invece di parlare di noi, del farmi immagine e tutto, parliamo della partita. Ragazzi, cosa ne pensate voi in chat? Su, via, dai. Belli, belli, carichi, vi voglio vedere. Cosa ne pensate? A me mi ha stupito, mi è piaciuta veramente un sacco. Sì, la situazione lì a Shipwreck, sapevo che sarebbe stata complicata, ma il fatto di LHV che hanno approfittato della cosa è stato veramente studiata. Cioè, lì l'hanno studiata proprio a pennello. Sono stati aiutati un po' dai Sea Riders, perché i Sea Riders, essendo che erano la prima squadra che è affondata, l'abordaggio di Jimmy, che non se l'aspettavano, quello degli Austin, in realtà se l'aspetticchiavano, mettiamola così, ha dato modo agli LHV di chiudere il punto. E lì è stata la chiave di svolta del match. Poi naturalmente mi è piaciuto il commento di Jack che ha detto: sembrava la scena della rissa in chiesa dei Kingsman. Oddio. Ok. No, non hai mai visto la scena della chiesa in Kingsman? Nell'uno? No, però mi ricordo la scena di Kill Bill in chiesa, no, che è un po' più creepy. Ma Kingsman, guarda che la combatte, quella scena. Io ti dico, se non l'hai recuperato, recuperalo, perché a me è piaciuto un sacco. Ma bando alle ciance. Sì, fantastico. Poi mi chiedono le live sul mio canale, anche se avevo già avvisato che questa sera era in host il canale dell'Alleanza, perché appunto facevo da telecronista per quanto riguarda l'evento, il nostro caro Ben Andrea. Domani sono in live, tranquilli. Non vi lascio da soli. Allora, Ma vadi Lucciolone. Intanto che Barba vi intrattiene, io stavo sistemando i multistream delle varie squadre. Allora, mi sono arrivati i colori per il secondo match, ragazzi. Per quanto riguarda gli LHV, li vedremo partecipare con la squadra di colore rosso, volta i gialli, e invece gli Hostil avranno il colore di squadra blu. Scusami, se hai spento un attimo il cervello. I Power Ranger, raga, rosso, giallo, blu. No, ti prego, a me mi hanno sempre cringiato un sacco i Power Ranger, anche quando ero piccolo. Ma no, ma iniziava così la canzone, rosso, giallo, blu. E quale delle 30.000 saghe che hanno creato? Power Ranger. No, ma dai, cioè era bellissima la sigla, ragazzi. E c'erano 40.000 saghe dei Power Rangers, addirittura. Cosa? Da quello che so hanno fatto tipo un recappone mischiando le dimensioni. Hanno mischiato sfida finale enorme con tipo il Power Ranger, con i Power Ranger della primissima edizione che erano mischiati in grassati. Però non ci dilunghiamo, perché sennò dopo il filo del game, dato che tra tre minuti e qualcosina ritornano in game, andiamo a parlare dei Power Ranger, poi qua è un casino. Mi ricordo che le mutande rosse sono rivolte appunto al Power Ranger rosso. Beh, io non so dove tu veda le tue mutande rosse. Ma quelle me le sono comprate anche per il real, lo stesso tipologia di mutande. Ma lo sai che se le avevo anch'io per Capodanno, però non so che fine abbiano fatto. Ci sono i due bottoni dietro, perché così quando vai in bagno tiri via i due bottoni, tac, e stai bello al calduccio, però intanto puoi evacuare tranquillamente. Sono comode, mica stupidi quando facevano queste tipologie di mutande. Te lo sai però che, ridendo e scherzando, io ho sempre voluto cercare delle mutande in pile. Ma ti prude anche l'anima con le mutande in no, pile? No, col pile no, su, via, mica è lana. Ho capito, però c'è una parte sensibile. O no? Cioè, sì, sensibile, per carità, però no, non lo so, però secondo me esistono. Dopo cerco su Amazon.
Ma sì, tanto Amazon sicuramente c'ha tutto. Esisteranno, però non so quanto siano comode, diciamo. Non lo so, sicuramente ti tengono caldo. Mi senti un po' così altanelante, ma perché sto cercando di aprire anche le multistream per quanto riguarda la possibilità di vedere anche me personalmente, tutti i ragazzi, così almeno se ci perdiamo qualche scena, chiamo la regia e dico, ah, guarda questo, guarda quest'altro. Intanto ragazzi, la seconda partita sta per partire, state calmi, si stanno preparando. Allora, li vediamo tutti trepidanti. Esatto. Anche perché giustamente vogliono vedere le azioni, vogliono vedere il sangue. Vogliono vedere le botte, le cannonate, i trick e track, i mortaretti, tutto vogliono vedere. Manca poco, sì, mancano neanche poco più di 60 secondi, ragazzi. Intanto le squadre si stanno preparando per i combattimenti tra chi pesca, chi cucina, chi ammazza le faune terrestri, chi quella marittima. Oh, vedi, la mia personale politica. Assistente è andata a cercare se esistono ste mutande intanto. Ah, già, ah sì? Quindi esistono, perché non ho capito. C'è il cercatore di mutande, c'hai? Cioè, c'è delle persone che ti cercano le mutande. La mia personale assistente è andata a cercare. Ah, ok, la tua dolce metà, ok. Esatto, dolce, sì, dai, metà. Tutto questo è offerto da Alleanza, Esiste la calzamaglia, attenzione. Beh, la calzamaglia ce l'ho anch'io, quando vado a fare GTR live c'è la calzamaglia. Aspetta, che sta iniziando, ci abbiamo la panorami. A Jan ti è piaciuto molto. Che cosa? Niente, l'offerta dell'alleanza. Ah, ok. Trattieni, che io sto facendo ancora sta cosa qua e mi manca ancora... Cosa stai facendo ancora? Mi sto aprendo le multi-quality, così vedo le azioni in diretta e non in differita. Te inizi a scattare come l'altra volta, io già lo so. Intanto sono partiti Zan. È perché non vedo, perché c'è la nostra regia mi ha tirato via la... Cita di spettare la live. Regia. Infatti io vedo la panoramica dalla nostra camera in lontananza del nostro K che l'abbiamo messo in telecamera di sopra. Anche perché in questo caso non vedrei benissimo neanche io, perché dovrei guardare col binocolo. No, noi sì. Stanno venendo verso di noi. Monitor. Allora, per quanto riguarda punteggi, qua abbiamo gli Austin subito in pompa magna, hanno già messe 11 palle nei primi 60 secondi, morbidi, a lunga distanza. Dagli tu qualche punto poi. Niente di troppo eccessivo, vediamo gli LHV che stanno cercando di entrare in combattimento. Sono molto distanti rispetto alle altre due ciurme. Stanno dando il loro muso agli hostile, ma sì. Ma mi sa che si prendono un po' di sberle in the face. Di chi sono, scusate? Beccano un bel po' di sberle in the face da parte degli hostile, gli LHV. Stanno per mettere in parallelo, vedremo un bel fight qua tra gli LHV e gli hostile. Intanto i Sea Riders cercano di tornare in game sfruttando appunto il vento. Potrebbe essere comunque una situazione a loro vantaggio, perché i due team che si stanno affrontando comunque stanno subendo danni, e loro dalla prospettiva dal retro possono valutare su chi focalizzarsi per accentuare i danni su una nave o sull'altra. Che ne sai, magari deve far dago della bilancia, sostanzialmente. Esatto, come hanno fatto nel primo game gli LHV. Quindi esatto. Vediamo un po' come si comporteranno, se ci sarà una situazione appunto che porterà al loro vantaggio. Attenzione, boarding di Bjorn verso gli verso stanno, gli LHV. Stanno andando verso il Mar Rosso, comunque gli manca mezzo quadrante, boarding. C'è anche di Bjorn, il border che sta salendo. Un focus. Ma c'era Liamena che lo aspettava. Niente, Liamena, la donna degli LHV, l'ha battezzato e ha detto no, tu no. Attenzione però che ci sono due morti. Sì, sul ponte.
Ma no, arrestati subito così. Arrestati su, sì, sì, pronti via. Tranquilli loro, proprio tutti come se niente fosse successo. Hostile, hai visto? C'hanno tutto giù, gli hostile. Almeno da questa visuale qua. Ah no, c'hanno solo il... No, no, c'hanno tutto giù. No, no, c'hanno... Cosa stai dicendo? Non vedo niente, non vedo niente. Ok, no, scusate. Erano gli LHV. Avevano solo l'albero di dietro. Adesso sono pari. Il maestro frontale è giù per tutte e due i team. Quindi comunque la velocità si è equilibrata. Ricordiamo che gli manca pochissimo per il mare rosso, raga. Cioè, sono già nel mare rosso, sì, team. Sto già girando tutto io. Si vede in alto a sinistra, okay, la mappa. Intanto ti stanno prendendo in giro i tuoi prediletti. Ma sì, ma sì. Dona 3 euro al 666 per donare la vista al zantrullone nazionale. Ma ragazzi, cioè, voi non potete capire quanti schermi, quante immagini sto vedendo tra il fatto che è pixellata la live di Barba, perché così almeno non ho la differita, e alcune stream dei giocatori che sono strapixellate. Intanto vediamo comunque i Sea Riders che, tenendosi esterni, stanno cercando di prendere vantaggio, Gli LHV non hanno una quantità d'acqua abbastanza da dire sono tranquillo. Infatti, però, secondo acqua, piano, acqua, secondo piano. LHV, LHV, e niente, affondati. Andati. E qua... Ma... Secondo me anche un po' il Mar Rosso ha influito tanto. Direi di sì. Perché comunque erano tutti e due team fuori. Probabilmente hanno messo qualche bel colpo sotto che ha allargato bene i buchi, ha fatto entrare bene l'acqua. E il Mar Rosso ha aggiunto quel pizzico di brio agli LHV e li ha portati sotto. Ma vediamo. Ma. Regia. Questo è offerto dall'alleanza. Adesso però basta spammare questa cosa qua, per favore, perché bello, Spero sia bello. Penso sia capitato per sbaglio adesso. Durante il match. Allora, vediamo che comunque qua i Sea Riders stanno cercando di approfittare del rientro dal Mar Rosso per quanto riguarda gli hostile. Sì, sì. Anche se io in quel caso avrei aggiunto anche la terza vela, la vela di maestra, per tenere di più. Ma se li sono fatti scappare, in realtà. Se li sono fatti scappare perché gli hanno dato modo di... Intanto vedo in modo molto ilare che ci sono gli hostile che stanno dando dietro allo staff, praticamente. Esatto, esatto, esatto. Stanno seguendo la scia per avere più velocità. Anche gli hostile non è che sono messi benissimo. Se gli arrivavano altre bordate, si creava una situazione abbastanza. Se riuscivano a non farseli scappare, secondo me era eccezionale. Però vabbè, sono riusciti. Comunque, ragazzi, mancano ancora 5 minuti e c'è ancora tanta possibilità di ribaltare le situazioni. Sì, anche perché qua devono fare gli LHV, devono fare quello che stavano facendo i Sea Riders all'inizio, cioè valutare la situazione e vedere quale delle due navi ha subito più danni e più uno svantaggio, cercare di ottimizzare il punto. Attenzione, che c'è una possibile rammata sullo staff. Qua lo staff si doveva un attimo spostare dal cavolo. Hanno fermato con questo sono mossi. Ok, hanno approfittato della vicinanza a un'isola per... Anche se comunque si sono un po' incagliati. Diciamo che sono stati un po' rallentati, ai ai ai. E qua... Comunque vediamo là che ancora si sta... Riprenderemo un attimo fight. Lo staff per questa azione. Tante totò sul sederino per lo staff. Comunque là sta facendo tanta... Vedo tanto fumo dei cannoni da parte degli hostile e dei Sea Riders. Adesso mi sembra che... Ok, vediamo un Pane e un Bjorn che sono deceduti sul ponte. Attenzione. Doppia kill? E c'è anche un boarding di Jimmy. Niente, è stato cazziato da Psycho Brat. Però attenzione che affondano. Oddio!
Attenzione, sono affondati anche gli hostile e c'è il vantaggio dei Sea Rider, eh. Tieni duro, K, eh. No, qua sono i Sea Rider. Pochi affondati. Secondi e riusciamo. No, 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 gli hostile. No, vedevo la visuale di Jack con la nave che era affondata. Ma anche i Sea Rider sono messi benissimo, eh. No, anche mi sa che sono nelle rosse. No, senza mi sa, sono pesantemente nelle rosse. Nelle rosse c'hanno tutti a secchiare. Gli LSV e gli LSV stanno entrando nelle rosse per prenderli. Attenzione, mossa alquanto pericolosa da parte degli LSV. Stanno arrivando le prime bordate da parte degli LCV sui Sea Riders, eh. Si sentono qua, basta una secchiata fallita per quanto riguarda i Sea Riders. Mancano gli ultimi 30 secondi. Sto vedendo bene. Siamo nell'ultimo minuto appunto di game. Qua secondo. Oddio! 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 No! La tengono! Niente, affondati. Niente, porca miseria. Mamma mia, raga. C'è una situazione di pareggio. Oh, ragazzi, cioè stasera ferro e fuoco. Mamma mia. Siamo affondati. Oddio. Ferro e fuoco, raga. Cioè, all'ultimo minuto, affondamento anche dei Sea Riders. Sono nel Mar Rosso anche gli LHV, ma cioè, tanto ormai è lì. Verso la fine devono solo secchiare. Mamma mia. Se ci affondano col rosso è imbarazzante. Cioè, nel senso, è imbarazzante perché sono andati a affondare i Sea Riders e poi ci muoiono per la stessa, cosa. Non so te, Zantro, ma io sto rimanendo alquanto stupito dalla bava alla bocca che hanno stasera, ragazzi. Ma loro vogliono. Tutti. Mamma mia. Cioè, ragazzi, detto schietto, adesso ve lo dico perché. Durante le prove, cioè, sembrava uno scrim tra amici, capito? Una spallatina, un pugnetto. Era un balzer sulle punte dei piedi. Le prove di questo. Qui invece, ragazzi, stiamo vedendo tutt'altre partite, proprio bava la bocca, amici nemici proprio. Ma delle sberle atomiche. Porca miseria. Delle sberle atomiche. E si conclude la seconda partita, ragazzi, con affondati un affondamento a testa per tutte e tre le ciurme. Un affondamento a testa, però ricordiamo che in caso di pareggio di classifica si fa fare la standing event, la standing galleon. Però i secondi posti se la giocano con i punti classifica, che qua vediamo che gli hostile hanno portato 3380 punti, ok? Sì. Quindi comunque nel caso loro arrivino secondi, questo punteggio di arena viene registrato dagli arbitri e varrà in caso di secondo posto per aggiudicarsi appunto il secondo posto invece di fare andarsi a bisticciare con il secondo e il terzo posto con l'altra squadra. Esatto. Per adesso idro, quante cazziate vi dovreste prendere in questo momento? Stai muto, eh? Allora? Per il momento la nave staff sta vincendo, sì, guarda. Sì, sì. Mi tirerei le orecchie. Avete vinto due zampate nel culo sicuramente da parte mia. Mi tirerei le orecchie, guarda. Chi vi ha dato la patente a stare lì in mezzo alla rotta di... Intanto vediamo mappa che giustamente gli dice devi stare muto. Ha ragione. Esatto. Comunque, secondo me gli LHV non si possono lamentare perché... sono entrati dopo, ok, però hanno chiuso l'affondamento sui Sea Riders, quindi nulla di fatto per quanto riguarda a livello di classifica, perché ma Zantru, ma detto schietto, se si continua così fino alla finale, io muoio. Attacca ad urlare, anche se arriviamo a mezzanotte io urlo. Io devo andare in bagno dal primo game, non riesco a andare in bagno, cioè, faccio come giocatore di poker. Cioè, rimango qua, mi metto una bottiglia vuota a fianco, cioè, non riesco ad alzarmi con queste partite. Devastante. Siamo ancora alla seconda partita, ancora tutto aperto, ma proprio aperto, spalancato. Che qua ricordiamo che qualcuno ha detto: ah, ma solo 10 minuti. Però se sono 10 minuti così, porca miseria, mi viene un cioppone a fine. Cioè, se erano 15, live, ragazzi, ne facevano 3, Detto schietto, perché. Porca miseria, raga. Vi sta divertendo comunque, Palma. Vi sta piacendo, chat, vi sta piacendo comunque come si stanno comportando le varie squadre?
Tanto stanno, stanno, ecco, adesso per esempio game. Regia offerto d'alleanza lo si può mettere. Esatto. Non in mezzo alla partita. In mezzo alla stream, così in mezzo alla partita con la panoramica. Ma io realmente devo andare in bagno, ragazzi, non riesco a scollarmi dallo schermo. Tutto questo, ragazzi, questo cardiopalma è offerto dall'alleanza. Io aggiungerei un voto, aggiungerei il voto a 3 per l'alleanza. Comunque, per votare, ragazzi, punto esclamativo, vote, tutto attaccato, lasciare uno spazio e mettere il numero da... cos'è che era? Da 0... aspetta che non mi ricordo. Da 0 a 2, in base appunto a quello che ha detto il bot. Se riusciamo a farlo rimandare non è male, eh. Sì, sì, va tranquillo che il signor Lucciolone in pompetta stasera mi pare l'abbia già rimandato. Allora, perché mi sembra che sia lo 0 per votare per gli LHV, l'1 per gli Easy Riders e il 2 per Lost, per gli Hostile. Ok, sono andato a recuperare sopra. No, cosa. Ragazzi, il voto per lo staff, mi dispiace, al massimo sarà per uscire dalla casa del Grande Fratello. Yanto sempre Yanto è molto genovese in questo caso, con tutto rispetto per i genovesi che so che ci sono in chat. Invece di mettere voto e quant'altro, metto punto esclamativo 0, così, a prescindere. Sulla fiducia va. Che il bot registri la sua puntata. Sto riscontrando che c'è veramente un sacco di Genova. C'è un sacco. No, guarda che sarà per il porto. Perché conosco dei ragazzi in chat, so che sono di Genova, so che ci stanno guardando con popcorn, patatine, Coca-Cola, bibite frizzanti. Sono tipo una decina davanti allo schermo. Perché, scusa, la focaccia, uno spaghetto alla genovese. Cioè, scusa. Ci sono anche un sacco di Napoli, sì, ma da tutta Italia, ragazzi, Io streamo da Milano, Barba da... Tu sei di Roma? Ma che di Roma? Io sono della fantastica Pesaro. Come? Pesaro. Come? Ho sentito un Pesaro? Sì, ho sentito bene. Ho sentito un Pesaro? Sì. Vado molto orgoglioso. Esistono anche delle persone che giocano a Sea of Thieves e sono del Molise, perché il Molise esiste, non è come il fantasma velato. Ricordiamo a tutti che l'Italia è composta anche col Molise. Ma lo sai che regione. Comunque di marchigiani ne ho conosciuti veramente pochi, di gamer marchigiani. Esatto. Proprio marchigiani, neanche di Pesaro, marchigiani. Mancano le prove, sì. Le cercheremo, le troveremo, ma le troveremo anche per quanto riguarda gli abitanti del Molise. Intanto comunque giustamente la mia consorte istiga la gente, se verrà mai a Pesaro, di mangiarsi la rinomata Rossini, che è puramente pizza pesarese. Giusto per dire. Comunque ragazzi, adesso tra 4 minuti parte il game, il terzo game, che poi vedrà una pausa per far riposare un attimo i ragazzi, per dare modo a voi chat di... diciamo di studiare insieme a noi le possibili strategie attuate dalle squadre per gli ultimi due game, che vedranno poi la conclusione del torneo. Ma i ragazzi nel mentre stanno svaligiando le risorse ittiche di Sea of Thieves in questo momento. Cioè, voi non li vedete, ma io li sto vedendo, stanno svaligiando, perché non si può dire che stanno pescando. Qua è proprio un furto legalizzato delle risorse ittiche di Sea of Thieves. Sì, praticamente tutti i pesci e tutti gli squali dell'arena. Sto facendo delle risate allucinanti. In compenso ne approfitto per insultare Stonks dicendogli: no, mi dispiace, ma quell'amico che te dici non è marchigiano, ma è emiliano, neanche romagnolo, è emiliano, quindi è abbastanza distante da me. Ignorante. Ricordiamo che comunque prima del match i giocatori non possono utilizzare la nave, cioè nel senso non possono proprio interagire con la nave se non tirando sull'ancora, quindi anche per quanto riguarda una possibile pesca, una possibile raccolta di squali, una possibile interazione con la terraferma, è tutto fatto tramite appunto spadate e nuotate, quindi comunque loro hanno questi 5 minuti di preparazione e scelgono loro come meglio per la propria squadra portare il vantaggio appunto di pescate, di cottura di pesce. E diciamo che ogni squadra gioca proprio a proprio modo, con una propria strategia.
due minuti all'inizio del match, che ricordiamo è il terzo match della serata. Per il momento abbiamo visto affondare in ogni match almeno una volta tutte e tre le squadre, quindi sono viste veramente volare via. Proprio delle sberle. Babba via, Michelle, babba via. Vediamo chi sarà la... A questo punto vorrei vedere qual è, se una o due squadre si riescono a portare almeno di un punto di vantaggio rispetto alle altre. Perché questa modalità, anche solo un punto di vantaggio rispetto sulle altre, fa tanto, eh. Fa tanto. Abbiamo visto durante le prove che se non si riesce a recuperare quel punto di svantaggio, poi dopo è un crescendo. Quindi sta molto a strategia. C'è Gibbo che sta ballando. Gibbo non lavora per la squadra, lavora contro la squadra. No, Gibbo sta portando un po' di allegria per calare un po' la tensione, è palese. Esatto. Sta ballando con la pala. Tanto vediamo questa bellissima panoramica, sempre offerta dall'Alleanza e offerta appunto dalla nostra telecamera di Coffa. Cosa c'entrava la poppa? Se è la terza partita, già iniziamo a mischiare. Ecco, perfetto. No, tutto questo è offerto dall'Alleanza. C'ho quel problema idraulico, parti basse. Ok, partita. Visto la cannonata che ha dato il via alle botte. I colori, Zan, i colori. Scusate, i colori. Allora, vediamo YLHV con la squadra col colore viola, i Sea Riders con il colore verde e gli Hostile col colore rosso. Scusate, ragazzi. È che ero troppo in hype per tutto il resto che non mi sono messo a vedere i colori. Ripeto, ragazzi, i colori per le squadre sono viola per YLHV, verde per i Sea Riders e rossi per gli Hostile. Intanto vediamo già che sono partiti in quarta gli LHV contro i Sea Riders. Vedo già un bellissimo parallelo 1v1. È qua sempre la situazione, 1v1 e il terzo che o interagisce dentro il combattimento su uno appunto dei due. Io interagirei appunto con quello che prende un po' più di sberle. Esatto. Giusto per portare a casa il punto di vantaggio su quella determinata squadra, poi penserei agli altri. Però qua ognuno appunto attua delle strategie ad hoc in base alla situazione, che ricordiamo che Sea of Thieves non è tutto prestabilito. Hai ogni volta la mappa diversa, il vento varia, le distanze, la posizione del galeone pure nell'arena. Sì, cioè, quindi non è situazionale. Esatto. L'abilità dei giocatori è interagire con risolvere in base alla situazione i propri problemi che vengono a crearsi, o comunque le azioni di gioco che portano il maggior vantaggio per la propria squadra. Aggiungerei che è proprio lì che si vede l'abilità e la bravura di un giocatore nei confronti di qualcun altro. La reattività alla situazione che cambia. C'è un ragazzo degli Hostile che si è preso una cannonata nei denti fotonici da un chilometro di distanza, che è stato impressionante, però è stato subito riportato in vita, quindi. Tanto vediamo gli Hostile che stanno mazzolando gli LHV da distanza. La distanza, signore e distanza. A me ci piace distanza. Vediamo che ancora una volta qua un pana che si prende anche lui la dose di piombo di forma sferica nei denti, viene subito rianimato dai propri compagni. In tutto questo, come hanno fatto i Sea Riders a rimanere così indietro in coda? Mi sono perso una scena. Sì, mi sono preso anch'io. Adesso, stanno recuperando col vento. Si è ribaltata la situazione. I Sea Riders sono rimasti isolati e ci sono gli LHV e gli Hostile che stanno ritornando in parallelo. Sì, intanto vediamo comunque gli Hostile che si stanno prendendo distanze dagli LHV, stanno mettendo a posto tutta la nave. E attenzione, perché stanno per andare a prendere i Sea Riders dietro, tiro, i Sea Riders sono partiti già coi cannoni, però. Ricordiamo che comunque hanno 10 minuti per poter affondare gli avversari, quindi comunque ogni secondo in cui non si interagisce con gli avversari, comunque non si spara all'avversario, un secondo in meno che si può utilizzare per poter affondare i propri avversari. Quindi bisogna
capire bene anche se disingaggiare e ingaggiare un'altra nave, i tempi di manovre che vanno usati. Comunque, vediamo, sono già passati 3 minuti. Bello tutto, però per il momento... Attenzione che vediamo i Raiders che sono in balia degli LHV e degli Hostile all'unisono, eh? Ah, si sono trovati in mezzo a un panino? Sì, sì. Abbiamo perso Maestra? In mezzo... Eh sì. Sto vedendo la mappa in prua e sinistra. Sono proprio in mezzo. Hanno perso tutto, sono in torretta, ragazzi. Più alte noi. Niente, qua devono cercare di o ripararsi... Secchio. Ci sono. Sì, devono ripararsi nel breve tempo perché stanno arrivando gli hostile cattivi. Intanto vediamo i componenti dei Siraidras in SAT che stanno incitando con tutto quello che hanno in corpo. Danni sotto pochi, da quello che sto vedendo. Danni sotto pochi. Sì. Nel senso, sono abbastanza... No, cioè, si possono tenere ancora con le due persone che stanno riparando e secchiando. Vediamo se riescono a tirar su almeno un albero per portarsi... guarda che situazione. Questa, a parte che ha qualcosa di poetico, mi dispiace dirlo per la mia ciurma, ma... una nave in balia in questo modo con due ciurme che gli ballano intorno e li ramazzano ha qualcosa di poetico per me. Qua si stanno focalizzando appunto sui Sea Riders, però c'è sempre da ricordare che non devono scoprirsi troppo le braghe perché potrebbero approfittarne per mettere qualche danno extra, se si può dire così, per poi ottimizzare la situazione dopo, una volta che appunto i Siraders sa che vanno. È finita. E i Siraders vanno, vanno. Sì, cioè, sì, confermata sì. Anche dal gioco che ci manda l'HUD di conferma dell'affondamento da parte degli hostile con gli LHV ai danni dei Siraders. Ah, ma c'era Cecil che li ha abbordati, eh. Guarda che c'è Cecil in basso a sinistra che li aveva abbordati. Ah, ma io... Chi è Sensi? Lo stavo pensando adesso. Sensi, scusami, Sensi. Mi si è spento un attimo il cervello e ho detto Sensi. Adesso aspetta, c'è un giocatore in più che non mi ricordo. Sensi, scusate, raga, scusate, Sensi. Vabbè, dai. E questa è solo la terza partita. È l'età e sempre il problema idraulico lì sotto che probabilmente devo andare assolutamente in bagno perché sta portando a dire castronate allucinanti. Non trattenerla. Liberati. Così, bella calda. Comunque vediamo una situazione un po' di studio. 4 minuti, eh? 4 minuti, Sea Riders devono recuperare un punto. Cioè, ognuno sta puntando a qualcuno di diverso, eh? Stanno facendo un combattimento sugli hostile che sugli LHV devono recuperare qua. Sì. Anche il secchio va benissimo. Ma non ce l'ho, cioè... Chi è che ha un secchio in casa se non nella parte del mare? Il pappagallo. Vabbè, cioè, ce l'ho. Il pappagallo, tu hai un pappagallo in casa? Sì. Non ti voglio chiedere perché tu hai un pappagallo. Ma non me lo chiedere, ma tranquillo. Non... Comunque, c'era Bjorn che aveva saltato gli LHV. Giusto per... Ha provato un abbordaggio e ha preso... un po' di piombo in the face. Ragazzi, delle signor partite. 3 minuti al termine. Sì, 3 minuti al termine del terzo game. E vediamo i Sea Riders che devono recuperare un punto classifica. Per quanto riguarda invece gli hostile e LHV che si stanno menando allegramente. Stanno arrivando dalla poppa i Sea Riders su... Non vedo bene su chi stanno arrivando. Stanno cercando di mazzulare sugli hostile. Sì. Stanno cercando di mettere in difficoltà sugli hostile. No, stanno sparando adesso. Stanno sparando sugli LHV perché gli hostile ce l'hanno avanti leggermente a sinistra. Ah, ok. Allora avevo già confusi i colori. Perfetto. Sto vedendo un attimo la loro situazione. Appunto gli LHV hanno visto la cosa, hanno detto
andiamocene un po' un attimo, non stiamo in mezzo a prenderci solo le pallonate da tutte e due le navi. Attenzione, ma... che i Sea Raiders rischiano nuovamente, perché se si girano gli hostile ribeccano un bel Stanno cercando di pescare la poppa degli hostile, vedi, piano piano, l'MLM, secondo me devono un attimo accelerare, perché comunque mancano due minuti alla fine del game e... Ma sono sotto a doppio fuoco nemico, Troppe palle speciali lanciate a lunga su... quelle sono state buttate, quelle palle di fuoco. Sarà per l'agitazione. Sì, guarda che quando hai un punto in meno, sapendo che mancano... sappi finire la terza partita e ne mancano solo altre due, ti brucia tanto, ti brucia veramente tanto. Non sono riusciti a prendere ancora il re. No, perché li stanno tenendo, li stanno tenendo, cercando di tenere gli LHV a tiro. E gli hostili si sono portati appunto tre vele, si sono portati fuori dalla loro linea di fuoco. Adesso stanno cominciando adesso a sparare su i Sea Raiders, sugli hostili. Mancano 30 secondi, 20 secondi. Adesso non sentendo la musica del poco, quindi potranno fare ben poco, anche se causeranno danni a questa distanza, non c'è il tempo. E niente, ragazzi, finito. Di fare molto, infatti il risultato termina qua. Adesso con gli hostile e gli LHV che portano a casa 3 punti, i Sea Raiders invece ne perdono 1 per strada. Vedremo se con i prossimi altri due match che mancheranno se riescono a riequilibrare la classifica. Qua è dura, qua devono tirar via un punto da una parte e un punto dall'altra, senza perderne un altro. Senza perderne un altro, soprattutto è quello la cosa fondamentale, è la difficoltà anche di questo metodo di regolamento. È sì, tu devi affondare gli altri, ma devi anche farlo in modo che non ti trovi a dover rischiare eccessivamente di affondare, quindi devi portarti un vantaggio, devi portarti quel vantaggio lì. E naturalmente, essendo un gioco a tre, tu magari ti focalizzi troppo su una nave e l'altra ne approfitta, perché tanto comunque se tu affondi una nave, sia te che uno degli altri avversari che appunto non è affondato ne guadagnano. Però tu hai fatto il fight, quindi c'hai questa cosa qui che devi sempre cercare il modo giusto, la chiave di volta nell'affondare, non subire troppi danni e evitare di farti trovare dalla nave che appunto magari non sta interagendo in maniera troppo eccessiva col combattimento, di farti trovare con le braghe calate, perché devi riparare poi tutta attenti. La nave, molto molto attenti. Bisogna qui molto, ha molto giocato molto bene la squadra dell'Hostile, che vedendo che era una situazione un po' particolare hanno preso, hanno tagliato dritto per dritto e hanno chiuso i Sea Raiders in una morsa alquanto devastante da una parte gli LHV e dall'altra gli Hostile. Comunque tutte e tre le squadre sono fortissime, hanno dei componenti fortissimi, quindi non è facile anche solo affondarle una volta. Qua nei primi match abbiamo visto affondare una volta almeno a match tutte e tre le navi, e nell'ultimo match solo i Sea Raiders, che magari hanno avuto anche una situazione un po' drammatica. Sono stati chiusi. Perché sono trovati chiusi. Comunque in mezzo al fuoco di due navi. Non hanno letto le manovre, probabilmente si sono focalizzati secondo me solo sugli hostile, non hanno letto le manovre che avrebbero fatto poi gli LHV, hanno visto la manovra degli hostile e hanno, secondo me, hanno letto quello che stavano per fare gli hostile. Penso anch'io. E ne hanno approfittato a loro vantaggio, cioè capendo che magari i Sea Raiders avrebbero girato il focus sugli hostile. Gli hostile comunque abbiamo visto che hanno cominciato a sparare da molto lontano e hanno preso l'attenzione subito dei Sea Raiders. Hanno approfittato della cosa, hanno letto bene la mappa e quindi hanno di conseguenza hanno manovrato in maniera tale da tenere in mezzo diciamo il capretto sacrificale, che in questo caso erano i Sea Raiders, e il risultato ha dato ragione a loro, nel senso, perché gli LHV comunque hanno un punto sopra rispetto ai Sea Raiders.
che avranno modo ancora per due match di tornare in classifica a pari punti, perché comunque possono sempre dire la loro mancando ancora due match, quindi mancano ancora tanti minuti di gioco, devono approfittare e sfruttare ogni secondo assolutamente di questi due match che arriveranno. Ma approfittiamo di questa pausa, perché ovviamente dopo il terzo match, come avevamo dichiarato, ci saranno quel quarticello scarso di pausa per lanciare il primo giveaway. Giveaway time, ragazzi, giveaway time. Naturalmente ricordiamo che il primo giveaway è rivolto appunto a poter vincere il Game Pass, l'Ultimate Game Pass, che appunto potete usarlo sia per console Xbox, anche quelle delle nuove generazioni, sia soprattutto anche per PC. Quindi non preoccupatevi, perché se non avete un Xbox, avete un PC, potete usarlo per quello. Nel caso appunto non avete né Xbox né PC, che state guardando la live dal cellulare, comunque avete questo codice qua di valido appunto per un abbonamento al Game Pass Ultimate, da poter fare come regalo di Natale a qualche vostro amico, conoscente, parente. Che comunque siamo molto vicini a Natale, quindi mancano solo 12 giorni e potrebbe essere comunque un regalo a gratis, guadagnato a gratis. Esatto. Abbastanza carino. Punto esclamativo bottino, è rimasto ancora quello? Sì. Punto esclamativo bottino. Vabbè, comunque vedo che stanno già partecipando alla grande un po' tutti. Eh beh, certo, fan comunque comodo 3 mesi di Game Pass Ultimate. Ma sì, ma, io lo feci anche quando misero i pezzi del set di Ori della nave, non so se è presente. Sì. Ok, lo misero riscattabile solo per chi aveva il Game Pass Ultimate. Poi recentemente hanno fatto i drop per chiudere tutto il set con il timone. Certo. Timone Argano e cannoni. Perché all'epoca regalarono solo, appunto, insieme all'Ultimate Pass, regalarono le vele, la bandiera di sopra, la polena e lo scafo. Dato che mancava il resto, l'hanno sfruttato facendo un drop. Quindi chi aveva fatto l'Ultimate Pass quel mese lì, e lo feci, dato che era il primo mese, lo feci a 1 euro, adesso sta, mi sembra, 12-13 euro al mese, e comunque da una libreria di più di 100 giochi, raga, tra i quali sono dei AAA, io mi sono recuperato tutti i Gears of War, tutti gli Halo, mi sono giocato Gears of War Tactics, è molto molto bello, perché è una specie di scacchiera fatta sull'ambientazione di Gears of War. Gioca sulle percentuali, non so se hai mai giocato a XCOM, No. Ha una tipologia di gioco a turno, di prima tutta una squadra, poi tutta l'altra, con delle percentuali molto molto bella, molto strategica. Anche quella lì non è male da provare come tipologia di gioco. Me lo recupererò. Ed è all'interno appunto del Game Pass. C'è Sea of Thieves, naturalmente, nel Game Pass noi lo sponsorizziamo, perché appunto all'interno del Game Pass, ragazzi, qualora avete un amico che non ha possibilità appunto di avere il gioco, che ricordiamo sta a 20-25 euro sulle varie piattaforme di rilascio del gioco, mi sembra che sia a quel prezzo lì ancora, se non ricordo male. Penso di sì, penso che si aggiri comunque sui 40 euro il gioco, ancora. Forse sullo store... Mi sa anche su Steam mi sa che l'avevano messo in offerta, l'avevano messo in offerta, però beh, comunque tra un 25 e 40 euro, che come gioco, essendo che ha 3 anni di vita, a marzo in pratica, e si sta sempre di più ampliando, ragazzi, quindi è un gioco che ogni mese comunque ti dà contenuti aggiuntivi, tra vabbè, missioni, skin, che ricordiamo che è la meccanica del gioco è cercare di ottenere le skin, comunque fare esperienza di vita di mare. Quindi ci danno comunque contenuti aggiuntivi da dover fare. Diciamo che quest'anno è molto... regala il tuo bottino, che mi sta un po'... Ok. Mi fa pare che ci sia lo stop. La regia mi dà lo stop. Ok, stop al televoto. Chi deve uscire dalla casa
di Sea of Thieves e Barba Kuleg purtroppo hai ricevuto abbastanza voti per non rimanere nella casa, mi spiace. Perché proprio scherzo, io, scusa. È chiuso il voto, cioè è chiuso il giveaway. Adesso andremo a vedere chi sarà il vincitore. Speriamo che... No, Barba. Vedi, Bufale è uno dei tuoi, ma vuole più bene a me. Ha scelto il pubblico, perché il voto è stato già fatto. Attenzione, allora. Abbiamo il vincitore. Non ci posso credere. Ma è uno scammed. No, è uno scammed, ragazzi. Ma scusa, ma Kiwi non aveva vinto anche quello dell'altra volta? Sbaglio. No, l'altra volta aveva vinto Lisa Alberto. Ah, no, scusa. Infatti Kiwi aveva vinto i voti. I voti, aveva vinto aveva, i voti aveva delle fatto, vittorie. Aveva fatto la, più... Aveva votato il Kiwi winner. Complimenti, signor Kiwi. Mamma mia, lei è un signor fortunello. Non sarà abile nel gioco di Sea of Thieves, però ha vinto il Game Pass. Non triggerarla, lo sai se che si triggera quando gli dici così. Subie. Vabbè, io c'ho. Complimenti, delle prove video, Kiwi. Qui si vede Kiwi che prende solo mazzulate. Quindi, cioè, è tutto registrato. È ribattezzato giveaway. Il giveaway. Intanto vediamo la regia che Rigid. Stanno cercando tutti di rifar. C'è la regia che sta un attimo giocando con il suo nickname. Sì. La regia è impazzita perché sta facendo vedere. Giustamente vuole fare due risate anche lui. Tutto questo, ragazzi, è offerto da. Vediamo se è pronto. Tutto questo, ragazzi, è stato offerto da. Da? Alleanza. Niente, non è pronto. Sì, ma c'è Kiwi davanti. Preso in castagne. Qual è? Livelli. La regia ubriaca. Ha voluto fare il pirla e io l'ho pirlata pesantemente. Ma Barba, posso approfittare del fatto che siamo in due? Perché mi sto veramente... Vadi. Io intanto... No, in bagno, ragazzi. Guarda, intanto scusatemi, io ne approfitterei. Scusate, intrattenete perché... Ma certo. A breve, ragazzi, mentre il signor Zantrulla fa una pausa, diciamo, per cambiare l'acqua al pesce, visto che siamo in tema marittimo, ne approfitterei per anticiparvi che tra qualche minuto, il tempo che torna, parleremo un po', un attimo, con i componenti, con i responsabili. Sbaglio, regia? Regia? Subito dopo gli scontri finali si potrà subito chiacchierare... dopo, perfetto. Sì. Niente, allora ragazzi, allora ne approfitto, cosa ne pensate di questa situazione? Come vi stanno sembrando le partite? Chi vi sembra quello più adeguato alla vittoria della prima The Alliance Cup Arena? La regia se n'è andata e non ritorna più. Non l'avete sentito? Come? Perdonatemi. No, penso che vi abbia sentito. Penso che l'abbiano sentita. Sì, sentita. Ok, perfetto. Vedevo che cercavano la regia che se n'era andata. Comunque, ragazzi, su via, dai, basta di parlare della regia. Lo so che il nostro Ambrogio è simpaticissimo, ma... Mi sento più libero, mi sento... Per il tuo gaione dalla... Stai andando leggermente a scatti, Zantro, come solito. Dicevo, mi sento talmente tanto ben svuotato che è come quando recuperi il galeone dal Mar Rosso. Cioè che poi lo svuoti, riesci a recuperare e ti senti soddisfatto, è così. Ok, perfetto, mi fa piacere. È un'ottima metafora, diciamo, in ambientazione. Sì. Io invece ho detto semplicemente che era andata a cambiare l'acqua al pesce rosso, quindi... Ah, ok. Partite bellissime, ma mi manca l'MVP argento nero. Qui, ma anche l'altra volta, se non sbaglio, parlavamo... L'altra volta avevamo chiesto alla chat l'MVP...
No, ma l'altra volta era già scappato fuori questo discorso di argento nero. Ma perché argento gioca? No, argento degli Ocean Sweeper, ma anche l'altra volta comunque era stato inneggiato. Argento MVP, anche se non gioca, capito? Ti sei azzittito perché non sentivo più niente. Oddio, no, ma era un attimo azzittito, stavo leggendo un attimo la chat, stanno facendo discorsi un po'... Così, non lo so, non sto capendo. Pana MVP, dicono. Blue Vladi. Pana MVP. Ineggia Pana MVP. Ma perché Pana sta giocando? Un po' di dissing soft. Ma che cazzo di... Che dissing è? Su Pana, poi. Sì. Nel senso, sta giocando Pana. Guarda che Pana ti mazzula se vuole. Cioè... Ma ci vogliamo stai molto... tanto bene. Ma stai suonando. Attento. Stanno suonando. Giustamente, stanno un attimo affievolendo la tensione, giustamente. C'è Gibbo che sta secchiando dall'acqua. Sto cercando di affondare, ma loro non lo possono vedere, giustamente. Facciamo la cronistoria, c'è un Gibbo che sta cercando di affondare il proprio galeone durante questo quarto d'ora di pausa, probabilmente per tenersi allenato con il fast bucketing, sta cercando di affondare il suo galeone stesso. Così. Allora, io ne approfitto in tutto questo. Ah, ma hanno proprio un canale solo per gli olandesi violenti. Gli LHV, cioè, ha proprio un canale apposta per loro. Ma tutte le ciurme? Sì, no, dico. Hanno fatto proprio una cosa. Ah, perché c'è Natsu. Ecco perché sta streamando. Sta andando in live Natsu su quel canale lì. Ah, te dici canale Twitch? Io pensavo che parlavi di canale Discord. Porca miseria. canale Twitch proprio. Hanno fatto un canale adibito solo esclusivamente per la propria ciurma. Carina comunque come idea, eh? Ma... Eh sì, ci sta. Alla fine danno modo di vedere sempre, diciamo, i partecipanti di quella determinata ciurma e vedere le loro avventure in mare. Che bello il tramonto che abbiamo dietro le spalle. Si fa buio qua all'avamposto. Mamma mia. Mi ricordo ancora quel giorno di riprese. Mamma mia. Dove io dopo 2 anni di gioco ho scoperto che posso prendere fuoco dalla brace. Fantastico. Infatti gli ho detto, com'è che non lo sai? Che cazzo so, non mi è mai capitato di dover andare sul fuoco della brace, delle cucine, quelle da campfire. Basta che ti avvicini, infatti ho rischiato perché bastava che facevo mezzo passo più la mia sinistra. Sì, non ricordo male, nel mentre che stavano cercando la posizione giusta avevo preso anche fuoco. Quindi. Esatto. Raga, su via, basta cianciare di cose cosanti. Parliamo un po' di queste partite. Quando riparte questa bellissima finale, guarda, adesso sono gli ultimi 3 minuti per quanto riguarda la partita di pausa. E poi altri 5 minuti, quindi direi 7 minuti, 8 minuti, giusto per fare ancora 2 chiacchiere, dare modo ai giocatori di diciamo ponderare le proprie strategie, che a questo punto cominciamo a discutere insieme a voi, perché mancando 2 game, quindi hanno possibilità di accumulare ancora 6 punti tutte e 3 le squadre. I Sea Riders hanno la situazione un po' di svantaggio rispetto alle altre. Com'è? A mio avviso cercheranno di ottimizzare il fight tra gli Hostile e gli LHV, cercando di farli entrare in combattimento tra di loro, quindi giocheranno un po' più safe, nel senso, se verranno ingaggiati, secondo me disingaggiano, cercano in modo di far finire una delle 2 navi che a loro serve, da far finire in mezzo al panino e cominciare a riguadagnare il punto che gli mancano su quella determinata ciurma. Esatto. Qui comunque in chat sta richiedendo il signor Lucellone se vogliamo fare un sondaggio. Facciamo un sondaggio. Su cosa? Di,
Di che cosa, infatti? In che... Proponete un bel sondaggino. Sì, comunque, signor Desa è uno zippo. Sui panini? Mi scusi. C'era Conte che giustamente dice panini per tutti. Certo, qua c'è proprio i panini. È un bel paninozzo stora, sai. Sono passate comunque più di 2 ore dalla cena. Scegliamo il titolo. No, Ali, c'è la canzone che doveva cantare. Non so se Barba la canta con me perché non ha il testo. Assolutamente no. L'altra però, volta ti sei impelagato da solo, io ti ho detto... L'altra volta mi sono impelagato, ho detto, cazzo, devo preparare ancora la canzone. Prima alle 7:30, tipo, ho detto, che canzone faccio? Allora mi sono messo un attimo lì e, dato le mie qualità artistiche, canore e quant'altro, ho fatto subito canzone, musica con annesso parole... Della canzone, quindi intanto, ce l'abbiamo. Intanto vediamo un blu Vladi con un emote alquanto ilare. Ce l'abbiamo. Pochi l'hanno già sentita. Hanno apprezzato la cosa, quindi ci tengo poi a darvi la sorpresa poi più tardi, quando sarà. Sorpresa e non sorpresa, sì, è chiaro. Te la sai la barzelletta di sorpresa? No, cerco di smettere con le barzellette sulle suore. Mi dissocio. No, ma non l'avrei mai raccontata. Voglio lo Squatty Potty. Ricordiamo che lo Squatty Potty cura è in vendita su Amazon. Cos'è lo Squatty Potty? È una specie di rialzo che ti serve per evacuare in maniera più naturale. Squatty Potty. Okay, molto, okay. Molto apprezzato. Poi adesso giro... lo vado a cercare col telefono. Poi ma c'è una pubblicità su YouTube che è fatta molto bene, doppiata molto bene. Per evacuare Squatty Potty. Hanno apprezzato l'impegno e per educazione tacciono. Esatto. No, in realtà non è che tacciono blu. Non è che tacciono, è che giustamente per la sorpresa a tutti, dato che sarò super emozionato io a cantare questa fantastica canzone che ho scritto in 10 minuti, proprio 10 minuti, 10 minuti fatto a getto, proprio a emozione. Quindi non sarà il top quality di rime e con la mia voce poi sciambola, però è una cosa carina che ho voluto fare, dato che l'avevo giustamente, la sentirete più tardi a vostro discapito, la dovrete sentire più tardi. In tutto questo non so perché non mi ritrovavo più. Che cosa? Cosa? Oh shit, sei serio, regia, è quello? Che cosa? Mi sa che sta mettendo lo Squatty Potty, lo spot. No. Ammetto, mi dissocio dal mio Squatty Potty. Ma è veramente quello? Sì, è veramente quello. Che poi hanno fatto anche l'upgrade, perché dopo lo Squatty Potty io sto facendo la traduzione del deodorante per il bagno, diciamo così, per essere educati. Intanto qui c'è un Jack che dice: sentire Zan cantare è come vedere Barba senza barba. In realtà la barba ce l'ho anch'io, però cresce talmente male che porca miseria. Anche se la tratto bene, faccio lo shampoo tutti i giorni, la carezzo, la pettino. Ma ci sono shampoo appositi per la barba, che sono meno acidi, meno cose. Quello della Bears Family. Dovete cantare la canzone di Navigare Insieme di Sot. Ah, beh, sti cazzi. We still sail together. In italiano, però. C'è ancora tempo per il voto? Tanto io sto continuando a vedere la regia che sta giocando con lo Squatty Potty, con lo spot dello Squatty Potty. Non so se c'ha il coraggio di metterla veramente, ma... No. Allora, mi sono arrivati i colori dei team. Ok, comunque, perfetto. Tra 4 minuti circa parte la quarta richiede partita. Una votazione ufficiale per vedere lo Squatty Potty Publicity. Oddio, seriamente. Comunque, abbiamo i colori delle squadre, ragazzi. Abbiamo gli LHV con
il colore rosso di squadra, i Sea Riders col blu, che secondo me si addice il blu, Sea Riders giustamente come il mare, e gli Hostile invece col colore viola. Puoi ripetere che un attimo per un attimo intrippato con lo squatty potty. Ti piace? È veramente... Oserei dire utile. Che l'avevo già visto ed è ipnotizzante. È utile. Poi soprattutto sul finale è veramente quel cringe che ti dà al bacio. Voglio un unicorno in casa. Esatto. Ma io ho visto anche il retro dietro alle quinte. Ce ne vi... Quinte di quello spot lì. Devi dartelo assolutamente a vedere. Che c'è una persona adibita a fare il gelato da dentro il coso. Comunque sia, dicevo, per quanto riguarda le squadre e i colori delle squadre, abbiamo gli LHV con il colore rosso di squadra, i Sea Riders col colore blu e gli Hostile invece col colore viola. Ok. C'è la regia che sta giocando con il mio povero cervello e mi sta mettendo ancora lo squatty potty. Lasciamo perdere, basta. Ti prego, regia. 4 minuti, basta. 4 minuti all'inizio delle ostilità per quanto riguarda la quarta partita, quindi la penultima partita del torneo. Poi ci sarà l'ultima. Neanche a dire ricordiamo il punteggio, perché tanto ce l'avete sotto gli occhi da un pezzettino ormai. È scritto a caratteri cubitali, quindi che abbiamo i Sea Riders a 6 punti, gli Hostile a 7, gli LHV a 7 punti. È finito il sondaggione. Hanno fatto un sondaggio su chi affonderà. O chi affonderà o chi affonderà per primo. Non ci credo, ragazzi, ho visto una cosa bellissima. Il signor Dada ha avuto l'onore di pescare la risca. È vero, ha pescato la risca, perché si può pescare anche la pattumiera. Non ci credo. Cioè, mentre che stava pescando, ha pescato la risca, quella... Della robaccia che puoi pescare in mare. Eccezionale. No, mi dissocio, bufalo, mi dissocio. Ho usato la parola non vedente. Beh, scusa, perché non puoi dire cieco? Non si sa che... Perché... Ma che cazzo dici? No, non vedente. Ma sai che hanno tirato via il tag della Blind Run appunto perché dava fastidio alle persone non vedenti. No, vabbè, stavo per fare un'uscita, non la faccio perché potrebbe risultare... Mi dissocio da qualsiasi... Ma... quanto riguarda le persone io penso non che vedenti. Sia quella cosa che inizia nell'aria ultimamente, che si chiama moralista sociale. Esatto, però stiamo arrivando a livelli epici. Intanto c'è Jack che sta giocando con la lisca. E giustamente se la... Io la metterei nella punta del buon presso. Io la metterei sull'ancora, giusto per essere proprio basso. Sì. Ecco, No, non mettere idee che non dovrebbero essere messe. Non la possono mettere sull'ancora. L'ha messa proprio lì. Non la possono mettere. L'ha messa proprio lì. Ma non possono. Come no? Fategliela levare. Sulle regole. Fategliela avere. Ma come? Dai, ragazzi, no. No, non possono fare una leggenda. Levare assolutamente. Che uomini gentili. Comunque mancano meno di 60 secondi. Cioè, ragazzi, io rido. Se loro la tengono lì, qualcuno prende. Che lisca di pesce è? È cattivissimo quel pesce lì della lisca. Non lo so. Ma è cattivissimo, sembra uno Sky a guerra, però è... Comunque sono ripartiti. Sono partiti? Sì. Sì, adesso ho visto la canonata dello staff. Intanto nella chat tutti che scrivono, la prossima volta lo specificate. La prossima volta lo specificate. Ma in realtà è talmente piccola la lisca che non credo che interagisca. Guarda, io mi ci gioco la barba che subiscono un boarding, il boarder si ritrova la risca di pesce nelle mani. Tu lo sai, la percentuale di drop di quelle lische lì è tipo sì, 10% lo so, forse neanche. No, cioè, è bassissima. Lasciamo perdere, commentiamo la partita, perché su 100 pesci che peschi, forse ne trovi una. Oh, clippate. Cioè, devo clippare io, Idro. Clippa te, che sei in chat, animale. E comunque il via al quarto match della serata.
quindi penultimo per quanto riguarda questa finale della Allianz Cup, che vede i Sea Riders a 6 punti, gli Hostile a 7 e gli LHV a 7 punti. Tanto vediamo inizio di match un po' così, un po' in sordina. Vediamo comunque i Sea Riders, come avevo già appena annunciato, si sono tutti, oltre che sono partiti sul back di tutte le altre due navi, sono tenuti in disparte, ma non troppo, nel senso cercano di rimanere dentro il fight per approfittarne della situazione appena una delle due altre ciurme si vedrà sbilanciata in maniera negativa. Esatto. Per quanto riguarda i danni subiti. Tanto vediamo gli Hostili che stanno fightando contro gli LHV. Gli LHV, sì. E i Sea Riders in scia degli LHV. Esatto, sono proprio dietro di loro. Cioè proprio li stanno seguendo come degli squali. Guarda che forse li mettono in mezzo. L'ultima volta è successo quello, eh. Esatto, li stanno mettendo in mezzo, li stanno cercando in mezzo. E la LHV hanno perso l'albero maestro. Stanno dando la pro agli Hostile. E qua si ribalta la situazione che abbiamo visto nel terzo match con gli LHV che si trovano in mezzo ai due fuochi. L'HV hanno cercato... guarda che ne sono usciti molto bene, hanno fatto una gran bella manovra, sì. Gli olandesi. Sì, e stanno rischiando i Sea Riders di prendersi con il loro fronte il fianco degli Hostile, quindi devono stare anche comunque attenti. Infatti gli Hostile se ne sono accorti. I Sea Riders stanno provando a ingaggiare sugli Hostile, a parare la situazione, e cercano di mettere in mezzo gli Hostile. Attenzione, cambio di scena. Gli Hostile hanno tenuto su tutto e si sono messi a torretta lì in mezzo. Vediamo se riescono a sfruttare questa situazione a loro vantaggio i Sea Riders. Portarsi un punto sopra, cioè tornare a pari con gli Hostile, non sarebbe male. Giù la maestra, anche lì era tutto. Ho visto la situazione, ho detto: non ti far tagliare. Col cavolo, noi non ci piace la pizza, ma non i panini. Attenzione perché gli LHV stanno entrando direttamente nelle rosse. Tira. Aspetta che sto vedendo. Sono gli Hostile. Gli Hostile e gli LHV. Mi pare. No, gli Hostile e i Sea Riders, scusa. E niente, sono tornati nelle rosse anche in questa partita, ragazzi. Esatto, stanno combattendo i Sea Riders e gli Hostile nelle rosse. Però gli Hostile stanno già rientrando. I Sea Riders hanno sbagliato la manovra, stanno sempre più in profondità, se non rallentano qua rischiano di avere un despawn automatico da parte del gioco. Anche perché avranno comunque gli Hostile che li terranno dentro le rosse possibilmente, se avranno l'opportunità. Quindi... Se esci troppo rischi di essere kickato dal gioco. Affondato dal gioco. Sì, nel senso proprio ti fanno la black screen, torni solo dopo che la nave è affondata. Sono riusciti a evitare questa cosa qui, però il Mar Rosso si farà sentire tanto, si fa sentire veramente parecchio. Tanto vediamo gli LHV che non vedono l'ora di vedere la prua degli Hostile all'orizzonte. Ed esatto, eccoli infatti dietro questo scoglio proprio... Proprio scena da film. Sì. Beh, tira fuori il muso, bam, bam, bam. E incominciano a bordare da distanze veramente importanti. Acque rosse fanno... MVP. Alberto, hai ragione. Esatto. Questo porterà comunque i Sea Riders a rimanere fuori dal per parecchi minuti, dato che qua abbiamo pochi minuti di game, mancano gli ultimi 5 minuti del quarto game. Va a loro svantaggio in questo caso, perché stare troppo fuori fight è debilitante quando hai un punto in classifica in meno. Sì, potrebbe essere anche comunque abbastanza godibile come situazione, nel senso
potrebbero rientrare in un fight dove già una delle due ciurme è messa male. E magari un'altra è affondata, quindi... Sì, anche perché gli LHV, gli hostile, se le stanno dando, Non se la mandano a dire. Tutte e due per di più a tre vele, Vorrei ricordare che i cannoni a tre vele devi fare un predict abbastanza interessante, anche se sia in parallelo. Quindi... Però gli LHV stanno usando adesso le loro speciali sugli hostile. Hanno dato già fuoco su tutto il ponte, gli hanno tirato via... Vediamo i Sea Riders che già si stanno provando. Stanno provando a mettere delle palle sugli LHV. Sì, però stanno cercando di tenere in mezzo gli hostile, se noti. Sì. Non capisco se sono stati ancorati. Hanno fatto una curva abbastanza importante. Sì. Potrebbero aver strambato loro, però anche scelta tattica. Ah, può essere. Non ho la telecamera per quanto riguarda, che ho solo Pana che sta secchiando e Bjorn che sta sparando. Si sono levati, hanno letto la situazione e si sono levati un attimo dal pericolo. Si stanno diramando un po' tutti, Anche se vediamo che gli hostili stanno cercando di tenere... Molto... comunque ingaggiati gli LHV, perché comunque gli LHV hanno subito parecchi danni, Poteva essere la situazione decisiva per far sì di affondare qualcuno. Mi sa che Sea Riders hanno notato questa cosa qua e provano a sfruttarla negli ultimi tre minuti andando contro gli LHV, perché gli hostile ormai si sono allontanati troppo. Sì, stanno cercando di prendere la prua degli LHV, Bello, comunque agli hostile hanno disingaggiato, ma sempre a portata di tiro per almeno una delle altre due navi. Quindi comunque è un disingaggio non a safe, cioè nel senso, si sono tirati via dalla situazione. Hanno tirato giù prua, per ora hanno tirato giù la prua degli LHV. Valli Jimmy. Dietro di noi. Gli hanno tirato giù due vele. O due o tre, non ho visto bene. Tutte e tre le vele le hanno tirato giù, ragazzi. Il problema è che gli hanno preso la pompa. Un po' troppo lunghi. Esatto. Sono andati lunghi. No, mi hanno ucciso. E Jimmy è stato ucciso. Morti, ecco. Ha provato il border. E c'ho la live di Jimmy un po' in ritardo. Beh, io direi che questa musica è azzeccata. Abbastanza intensa. Due minuti al termine del quarto match, che è appunto la penultima partita della serata e della finale. Vediamo ancora nulla di fatto per tutte e tre le ciurme, nessuno ha perso la propria nave. E manca ancora un minuto, C'è poco tempo per affondare qualcuno. Intanto vediamo gli hostile che hanno preso di mira i Sea Riders. Sea Raiders. Ho visto adesso l'abbordaggio indifferito di Jack, che comunque ha dato fastidio agli LHV. Qua devono cercare di ottimizzare sia gli LHV, sia gli hostile che i Sea Riders, perché devono andare sopra la nave degli LHV, almeno un paio di persone, perché l'ultimo minuto devi approfittarne subito. Se non hai subito abbastanza danni, cioè se non hai subito troppi danni, lo fai anche più border. La distanza è così. Peccato per il tempo, perché comunque intanto gli LHV stanno cercando di prendere la poppa degli hostile. Jack ci sta provando. E vediamo che è finita. Ci sono due dei. Infatti. È finita sul cibello. C'è Jack che ha sparato a. Ecco. Jack involontariamente ha sparato a. A uno degli hostile. Purtroppo la smania di dover colpire per forza il primo che vedi. Sì. Che se abbordavano in tre, tutto per evitare il fight. Non era male. Sì, vogliono lasciarci sotto, raga, l'ho detto. Addirittura hanno abbordato in quattro quelli degli hostile. Solo che Jack ha dato una mano a Yelaka in tutto questo. Raga, è ancora tutto abbastanza aperto. Dico abbastanza. Perché comunque nulla rimane solo una partita. Esatto, nulla di fatto per questo quarto game. Situazione
parecchio parecchio svantaggiosa per quanto riguarda i Sea Riders, perché comunque devono ancora recuperare quel punticino che gli manca, che gli viene a mancare, che hanno subito durante il terzo match. Ricordiamo che nel caso di parità da parte di almeno due ciurme si giocherà un Last Galleon Standing. Esattamente, quindi qualora faccio un esempio, gli Hostile e gli LHV riescono a salvarsi tutte e tre le navi, andranno a fare una finale una contro uno, il primo che affonda perde il match e fa vincere il torneo all'altra squadra. Qualora i Sea Riders, se così non fosse, si andrà a contare l'argento accumulato in tutte le cinque partite, anzi tutte e sei ipoteticamente. Sì, nel caso come ultima opzione si andrà a calcolare l'argento, perché comunque deve terminare il torneo con un'ultima partita. E qualora appunto i Sea Riders invece riescono a affondare una volta sia gli LHV che gli Hostile e non affondare neanche una volta in tutto il match, si andrà a fare un'altra finale, cioè un'altra partita con tre navi con un'unica vita a testa. Direi che è bella bella combattuta questo torneo. Sì. Molto ho visto comunque molto più ingegno e strategia in queste partite che durante le prove. Secondo me i ragazzi durante le prove del torneo si sono un po' trattenuti, nel senso non hanno voluto rivelare le proprie carte, perché ho visto delle manovre veramente veramente di altissimo livello. Cioè il disingaggio in questa partita qua, il disingaggio degli Hostile per ben due volte, non una, due volte si sono levati via dal panino e comunque hanno continuato a dar fastidio alla nave che loro volevano dar fastidio, perché in questo caso il loro obiettivo erano gli LHV. Cioè, i Sea Riders li hanno giustamente accompagnati solo in un tragitto fuori Mare Rosso, però dopo loro sono tornati e hanno continuato ad andare sul loro obiettivo principale, che erano gli LHV. Esatto. È ancora tutto da vedere. È ancora tutto da vedere. Un po' di svantaggio per i Sea Riders, ma... Esatto. Purtroppo, come ho detto all'inizio del torneo, punto in classifica di svantaggio... È fondamentale cercare di recuperarlo il prima possibile, dato che si hanno solo 10 minuti di match e manca un'altra sola partita, quindi comunque in 10 minuti devono fare veramente tirare fuori il coniglio dal cilindro i Sea Riders, perché la situazione più diciamo più pessima, più negativa ce l'hanno dalla loro, perché hanno comunque un punto da recuperare e affondare gli Hostile e gli LHV non è proprio semplice. Devono spingere tanto sull'acceleratore in quest'ultima partita. Esatto, ma veramente devono ti direi anche devono arrischiarsela qualcosina senza regalare troppo a uno o l'altro, però se data la situazione e dato comunque gli ultimi 10 minuti match devono provare anche a spingere sul rischiarsela un pochettino. Vedremo nella prossima partita, anche perché come vogliamo ricordare le posizioni dei galeoni di start non sono sempre quelle e potrebbero rischiare anche di andare nel galeone più distante. Purtroppo c'è anche quella come opzione. L'MVP se lo prepari Lucio va bene per del commentatore più bravo. L'ultima l'ha vinta Zantrull. Grazie per inferire. Bravo, cioè, dopo il 10-4, Barba, cioè, non lo farei neanche, perché comunque cioè, abbiamo già capito che... Ah, guarda, Filip cerca già di farti di comprarti, Che lo potresti comprare. Chi offre la focaccia, cioè... Ah beh, certo, la focaccia è come la speranza, è l'ultima a morire. Questa mi è nuova, ma va bene però era così. Bella, ha tirato fuori una risata. Sì, ci mancherebbe. Ah, quindi voti, punto esclamativo, voti 0 per Babba Kuleg e voti 1 per me, attenzione. Supporto, guarda Bufal intanto supporta me, eh. Grazie Bufal, perché sono
dei guani, sono dei guani. Non dire ste cose. Sono dei guani, loro cose. Lo sanno. Ma non sanno neanche che cos'è il guano in realtà, quindi... Ma te mi sa che fai le persone. Guarda che adesso questo giro ti fanno vincere comunque, guarda. Tutto il cemento anche che vota te. Guarda, Yanto ha vinto però, Barbatrulla. Alla fusione. Fusione. Però noi la fusione la facciamo con i mignoli, eh. Hai visto che comunque è la lisca sull'anco. Ma non li hanno abbordati. Appunto. Tanto io non ho perso la barba. È un totem di fortuna, è stato. Adesso vediamo se riescono. Vedi, massacro che te pensi che gli altri siano... Ma in realtà il guano è la cacca dei volatili. Non è solo la cacca di pipistrello. Sì, vabbè, diciamo che grazie a Ace Ventura viene associata molto ai pipistrelli, ma è di tutti i volatili. È fuorviante quella di Ace Ventura, perché lì lo legge come gli escrementi di pipistrello e basta. Buffal dice, io voto Barba perché Zantro è andato in bagno a caso, giusto? Come in bagno a caso? Mi scappava da evacuare... Un piccolo recap, Stonks, niente, che in questa partita non è affondato nessuno, ma c'è stato un fight abbastanza tattico interessante. Sì, ci sono state delle manovre da... Manovre elusive, c'è stato molto acqua rossa anche stavolta. Hanno rischiato tantissimi i Riders sul bordo mappa. Si caca! Ma tantissimo hanno rischiato. Tanto c'è Jack e Gibbo che stanno lottando contro... Stanno facendo il remake dello squalo. Cercando di... Io voglio il remake della Lisca. Mamma Lisca mia, o Risca? Lisca o Risca? Lisca. 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 Oddio. Chissà cosa ci aspetta in questi 10 minuti. Ah, mancano 2 minuti all'inizio delle ostilità. Che vedrà l'ultima partita del torneo dell'Alliance Cup. No, Tarta, io quando dico Tisca Tusca finisco sempre con qualcosa che tu odi, quindi meglio che non dico. Vota Ambrogio dell'Alliance 7. Oddio. Un minuto neanche scarso all'inizio dell'ostilità. Vediamo i colori delle squadre, ragazzi. Abbiamo YLHV con il colore della squadra blu, gli Hostile con i verdi, col colore della squadra verde, e i Sea Riders col colore della squadra rossa. Ripeto, LHV blu, Hostile verdi e Sea Riders rossi. Ah, ma dopo ve lo faremo sentire, vadi tranquilla, biondina. Chi è? No, che hanno sentito poco Ambrogio stasera, effettivamente sì. Ah. Si sta anche un po' spallando probabilmente dietro a tutta sta gran regia. Anche perché quando vedete il cambio di scena, il cambio di punteggi e quant'altro... È tutto fatto manualmente dal regista nel mio computer. È tutto fatto a mano attraverso due computer. Quindi, immaginate la logistica che c'è dietro. Ho vinto io. Eccolo, hanno iniziato. Intanto è iniziata. Si vede dalla panoramica spettacolare. Quando K fa queste riprese così è spettacolare. Quelle rare volte... Non dirlo troppo ad alta voce, che se ti senti inizia a muoversi. Esatto. Se ne vanno. Primi 60 no, primi 20 secondi neanche, vediamo già gli Oxil mettere almeno 5 palle. No, io mi aspettavo la battaglia con lo scafo avversario. E di contro risposta anche i Sea Riders che mettono un paio di bordate anche loro. È una situazione in mappa, come sono messi. Allora, vediamo i blu, sono parecchio distanti, blu come squadra, sono partiti parecchio distanti e sono... Ma le altre due ciurme stanno andando oltre, cioè si stanno avvicinando pesantemente, scusami, è uscito un po' il marchigiano. Esatto, vedo che però si stanno allargando cercando di... combattimento. Ci sono delle belle manovre. Intanto c'è Pana che sta cercando alla scheletta un possibile border. Esatto, ci sono gli Hostile che stanno cercando di mettere in mezzo gli LHV.
tra loro e i Sea Riders. Non so se vedi dalla mappa in alto a sinistra. Intanto, vedi, intanto Kappa ci aveva sentito. Gli LHV hanno visto la situazione, stanno cercando di porre rimedio, cercando di mettersi in parallelo con i Sea Riders. Ma hanno ricercato un fight sugli hostile in realtà, dato che devono cercare di portarsi a casa un punto su di loro. Beh, su loro, sugli LHV, loro basta che cercano un punto, dovrebbero cercare un punto su tutti e due. No, ma io avrei girato per far e portarli a subire dei danni in cui poi tanto i Sea Riders. In questo caso tu devi approfittare sempre della terza nave che deve cercare di recuperare la situazione. In questo caso sono i Sea Riders. Diamo un po' del bel fuoco sul ponte degli LHV. E mandano il border. Mandano il Jimmy nazionale. C'è Jimmy che sta bordando gli LHV. Ci sono le scalette, sono tutti impegnati sotto. L'hanno fatto poco prima che tirasse l'ancora. Sì, ha interagito con... è stato molto fermo lui. Purtroppo è andato sul sicuro. E questa troppa sicurezza l'ha bloccata, cioè secondo me doveva fare un giro intorno alla, come il suo solito, sale, fa il giro intorno, intanto interagisce con l'acqua. Cioè no, è stato battezzato instant. Sì, gli ha fatto un bel one shot da dietro. Sì, l'ha sentita tutta la rosa del blunder. Sì, infatti stavo dicendo un'altra cosa, infatti ho detto il colpo di fucile a pompa da dietro la schiena. Vabbè, io ho semplicemente poetizzato quello che stavi per dire. Esatto. Attenzione che vediamo Pan in acqua, non si sa come mai. Probabilmente per una palla di cannone. A farsi una nuotata, sì, infatti. Con questo bel mare che non ti vuole... Comunque si sono scambiati, c'è un 1v1 adesso verso gli LHV e gli Hostile. Sì, sono scambiati testimoni, adesso sono LHV e Hostile. Intanto i Sea Riders si leccano le ferite e cercano di tornare nel fight. Vediamo cosa succederà. Ancora 6 minuti. Ancora 6 minuti di tempo, il tempo scorre, le lancette dell'orologio vanno, non si fanno aspettare. Purtroppo sì. Questa, ragazzi, è l'ultima, quindi tocca che si spinge tanto per provare il tutto e per tutto. Stanno rincorrendo le due navi che stanno facendo una bella gita uno a fianco all'altro attraverso Snake Island. Ci stanno sparando in pratica. L'unica cosa che potrebbe avvantaggiare i Sea Riders è che una di queste due ciurme affondi l'altra. Però loro devono essere subito lì. Intanto vediamo i Sea Riders che mentre vanno avanti... Cioè, giustamente hanno anche il vento contro, quindi risorse, a meno che non tirano tutte le vele sfruttino il massimale della velocità che hanno in quella posizione lì, devono solo aspettare che si rallenti una vicenda le due ciurme davanti. Ci sono comunque gli LHV che hanno il ponte di sotto bello pieno, a differenza degli Hostile. Intanto vediamo i Sea Riders che comunque stanno farmando. No, ma non lo vedi, non sta facendo niente. Ci arrivi anche in arena, quindi giustamente recuperi un po' di soldi. Sì. Poi si stanno allisciando. Non lo capisci. Niente, hanno ripreso i danni che avevano subito nel ponte inferiore, gli LHV. Si stanno tenendo comunque abbastanza distanti, tutti e due. Però gli Hostili gli stanno mettendo dei bei danni nel punto inferiore, non da ridere, perché comunque hanno sempre acqua. Confronto agli Hostile, comunque hanno sempre acqua gli LHV. E non hanno possibilità di tenere su quattro persone. Devono sempre stare lì a tappare i buchi.
Hanno tagliato fuori i Sea Riders totalmente. Sì, esatto, hanno tagliato fuori i Sea Riders totalmente. E stanno giocando abbastanza safe tutti e due. Quindi chi è che è crashato? Il buon K? Sì, sì. Mi sa di sì. Diamo comunque gli hostel che mettono delle palle veramente. Hanno tirato giù due alberi, con solo queste palle a distanza hanno tirato giù due alberi. Potrebbe essere la chiave di svolta del, approfittando subito, tenendo comunque, considerando che ci sono ancora 3 minuti, un buon ritmo di hit con le palle di cannone, e dato che gli avversari hanno due alberi in meno, quindi hanno ridotto parecchio la loro velocità rispetto a loro, quindi ne potrebbero approfittare. Stanno cercando di riparare il frontale, gli hosti e gli LKV. Potrebbe essere l'azione partita questo torneo, Potrebbe chiudere. Se ne dovevano approfittare, siamo in realtà qua ne possono approfittare gli hostili. Nel senso, se vediamo un attimo come viene questo fight qua, che è molto molto ristretto, molto molto ravvicinato. Cominciano a mettere su delle palle di fastidio, che sono quelle di fuoco, che vanno tutte a segno sul ponte. Gli LKV comunque sotto sono molto asciutti, quindi Natsu morto tra fiamme e palle di cannone che sono arrivate sul ponte. Probabilmente gli hostile proveranno anche un abbordaggio a breve, perché sanno che hanno uno in meno gli LKV. Sì. Beh, diciamo che sarà giocatissima fino agli ultimi secondi anche questa. Vediamo se riescono a chiudere la situazione. Devono ottimizzare questa bella situazione. Vediamo un Bjorn che prova a bordarli. Ok, ottimo. Vediamo un po' come andrà a finire questo. Questo potrebbe essere il boarding di te. E invece l'hanno già fatto. Se lo aspettavano. Attenzione, che intanto in lontananza ci sono i Sea Riders che potrebbero prendere una prua. O potrebbero far cadere gli LHV. Io non ho visto chi ha ucciso Bjorn, in realtà. Neanch'io. Ma mi sa che l'hanno ucciso direttamente le scalette. È stata una cosa talmente rapida. Ultimo minuto, ragazzi, e vediamo gli hostili che non hanno lasciato il mordente sugli LHV. Un attimo gli LHV. Sì, c'è stato un attimino giusto per la manovra. Ma qua potrebbero fare l'ago della bilancia in Sirai. Anche se mancano pochi secondi, sì. Vediamo un Bjorn di nuovo morto ai cannoni. Però arrivano troppo lenti i Sea Riders, a mio avviso. No, ma sono stati tagliati fuori, perché comunque tra le manovre e quant'altro ne hanno approfittato le due ciurme che erano ancora parecchio in gioco. L'avevo detto, un punto in classifica qua fa tantissimo. E niente, cioè, ragazzi, è finita in parità per gli hostili e gli LHV. Vedremo un ultimo match tra... Quindi si va alla sesta partita, ragazzi. Sea Riders tagliati fuori alla terza partita. Non sono riusciti a recuperare quel punticino di svantaggio in due game. E quindi vedremo come finale all'ultimo galeone gli hostile contro gli LKV. F per i Sea Riders. Complimenti comunque anche ai Sea Riders. Ottima partita. Purtroppo in questa qua sono stati tagliati parecchio fuori, cioè hanno fatto... Purtroppo vuoi il caso, vuoi la volontà, ma lì c'era poco da fare. Lì purtroppo si sono trovati controvento, tagliati fuori dai due, cominciato a fightare tra di loro, portandosi comunque a tenersi lontano dal terzo incomodo, in questo caso erano i Sea Riders. E comunque, contro ogni pronostico, ragazzi, si attuerà il Last Galleon Standing. Quindi, prima volta che facciamo questo evento, e metteremo in pratica tutto il regolamento in toto. Anche con l'eventualità dei vari accoppiamenti di punteggi, sì, paritari o meno.
Sì, gli arbitri hanno tenuto da parte l'argento guadagnato nei 5 match, quindi in caso di parità nell'ultima sfida si andrà a vedere chi ha fatto più argento nei 5 match, così che non si possa avere un pareggio. Esatto. Diciamo, bisogna avere un vincitore. Quindi comunque terzo posto per i Sirais, dato che comunque non hanno svolto il Last Galleon standing. Secondo posto, chissà, vediamo da questo ultimo incontro che vedrà protagonisti gli Hostile e gli LHV. Finale veramente veramente emozionante, ricca di navi affondate, perché rispetto alle prove che abbiamo visto qua sono... Cioè, sia gli Hostile sia gli LHV sono affondate due volte. Tre volte per i Sea Riders, ma perché c'è stata una situazione veramente, veramente ostica. Era difficile che ne sarebbero usciti. Non è molto, riuscire molto, a molto difficile. Le due partite dopo, però. Succede, capita. Come avevamo detto prima, Siotis è situazionale, quindi non è capitata la situazione di recupero in due match. E quindi comunque non sono riusciti a riportare la classifica in parità con gli altri due team. Stop support Hostile. Basta, adesso stanno cercando di capire chi votare, se gli Hostile o gli LHV. Adesso Yanto gli LHV. Never, never. bella sfida finale. Sì. Sono due team francesi sono rimasti. Sì, team francesi. La finale del primo torneo dell'Alliance Cup è di totale colore. La finalissima, finalissima. Sottolineiamo finalissima. Blu bianco rosso. Blu bianco rosso. Sì, 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 sì. Tanto però, qui vedo gente che scommette. Sì, sì, ma sai che sì. Si scommettono la casa, la macchina, il primogenito. Qua vedo scommesse di alto livello. Prossima volta intanto c'è Yanto che lancia subito il guanto di sfida per un prossimo torneo e dice Baffo vincerà tutto. Anche la simpatia. Comunque, non so se hai notato, c'è... Ci sono gli Hostile che flexano già l'ancora di ossidiana, così come anche gli LHV. E invece i Sea Riders che ancora avevano, io non l'ho vista. Tu ce l'hai l'ancora di ossidiana? Ma certamente che no. Giustamente. C'era il saldo, era in sconto. Mi sa che l'ho mancato perché non ce l'ho. Prendi un'ancora e ne ricevi due. La terza è regalo. Guarda Zentro, vuoi che ti mando a cagare adesso o subito? Cioè, c'era anche Fede Arco, capito? Cioè, ma Fede fa schifo. Fede ha vinto anche ben altri drop ancora più succulenti. Lo sappiamo. Mi arriva a gennaio, ragazzi, il Monopoly. Ne ho presi ben due Monopoly Siotis, perché sono isoso. Perché uno lo tieni in celofanato e l'altro lo giochi, giustamente. Esatto. Poi lo lecco tutto. Oh, comunque ho visto che c'è nel negozio, nello store ufficiale di Sea of Thieves, si è ripinguato di tanta roba. Sì, ma adesso stanno rimettendo anche dei pupazzi quelli a tema. Stile Funko Pop ho visto. Esatto, su quello stile lì in realtà, perché non sono proprio Funko. Però sì, il materiale è quello. Stanno mettendo fuori delle belle cosine. C'è lo scheletro col keg, con il barilotto esplosivo che sorride. Ci dovrebbe essere anche tipo il boss... Non so se è il boss quello di... The Rachel's of Gold. Non me lo ricordo. L'avevo visto ieri, ma non mi ricordo. Comunque, Fede, te hai vinto i Golden Hour Sales, ma io ho vinto l'Happy Hour quasi tutta st'estate, quindi... Va benissimo così. Mi accontento comunque dell'Happy Hour. Esatto. E Flame Art? Non so se è Flame Art. No, non è Flame Art, ragazzi, non è Flame Art. Come si chiama?
Gremarro? Può essere, no? Invece mi sa di sì. È Gremarro in Funko? Mi sa di sì. Ragazzi, purtroppo c'ho il computer infestato dalla regia, quindi non posso andare a vedere. Anch'io ero tentato di prendere i dobloni, quelli a... Ah, io quelli li prendo di brutto. Sono 9.996 dobloni numerati. Cioè, sono 17 euro per un doblone, però. La foto ne vedi due, ma in realtà è uno. Però è numerato. Eh beh, certo, ti fa vedere tutte le due facce. Due facce. le facce della medaglia. È vero, Yanto, anch'io. Guarda, ieri ci sono entrato dopo un sacco di tempo e veramente ho detto, se ricarico la postpay è finita. L'unica cosa che invece posso dire che non mi piacciono proprio al massimo sono le magliette, perché ci sono degli altri siti che comunque vendono delle magliette ufficiali di Sea of Thieves, che sono marchiate appunto rare, Microsoft e quant'altro, molto più belle rispetto allo store originale. A me invece non mi dispiacciono, sai, c'erano 3-4 magliette che mi interessavano alquanto. No, non tutte, però ma cioè, dato il numero di prodotti che hanno, cioè, preferisco altre estetiche su un altro sito. Comunque due minuti prima dell'inizio delle ostilità abbiamo gli LHV con la squadra verde, e invece per quanto riguarda gli hostile hanno il galeone di colore blu. Era bello se facciamo uno blu e rosso, sarebbe stato fantastico. Sì, c'era anche il bianco nel mezzo, che bravo ragazzo. Che poi quello lì è randomico, però ragazzi, non c'è sempre. Sì, ma una volta sbaglio c'era la possibilità che scappava fuori un sesto galeone in arena? No, non ti saprei dire, io raramente. Quindi... Mi sa che raramente li avevo beccati, possibile. È già tanto che riescono a rimanere in 5. Dato che in avventura hanno abbassato a 5 navi per agevolare la stabilità dei server. Sì. Anche per agevolare le fughe. Fuggi da Foggia, come si suol dire, no, o foggese che parla foggiano. Vediamo l'ultimo, un minutino prima dell'Italia, anche un minuto. Come vedete dalle impostazioni a sinistra, hanno una sola vita a testa, 10 minuti per portarsi a casa la vittoria e quindi vincere la prima Alliance Cup. Vediamo che comunque sono partiti, sono partiti, non se la mandano a dire, subito partono con le cannonate. Sei ostici, vediamo che lo staff si è dovuto bloccare sul posto perché erano sono in mezzo alle scatole proprio. Sono finiti proprio, sono messi proprio nel punto peggiore. Ma tanto preti, lì erano. Vabbè, rimarranno lì. Intanto comincio a chiudere un po' di stream, così almeno risparmio. Connessione. È un po' così, un po'... Adesso è la classica... classico 1v1. Affiancamento, una contro una. Ma qua vince appunto chi spara meglio, chi riesce a toccare i punti giusti della nave avversaria. Esatto. E vediamo comunque che gli ostili si stanno dando un grande affare. Guardate, se parliamo poco, ma siamo emozionati anche noi di dire cosa faranno. Infatti... È la finale per tutti, ragazzi, anche per noi che la stiamo guardando. Attenzione che stanno prendendo vantaggio gli LHV in fatto di posizione, ma li hanno bypassati. Sì, sì, sì. Non hanno tenuto la manovra e adesso stanno per venire cazziati pesantemente dagli hostile. Probabilmente è che hanno un fattore di vento che adesso sta entrando nelle vele degli LHV, che ha agevolato la cosa
agli hostile. Attenzione, hanno visto, che si potrebbe mettere molto male per gli hostile hanno un morto. Hanno cercato di passare dietro gli LHV, gli hostile, perché hanno visto che avevano meno velocità. Vediamo un po'. Sono sulla loro poppa, albero di poppa giù per gli LHV. Forse anche il centrale, sì, anche il centrale. Sono rimasti con un unico albero. Qua adesso li puliscono. Ci avete dato le botte, adesso ve le prendete tutte le botte. C'è Liamena sotto che sta cercando di fare il possibile. Mi sembra Bob l'ha giusta tutto. Qui ci vedrei bene un bel border. La tiene bene, vediamo un po' se gli hostile. Qua manderei anche due border in realtà, perché la situazione per gli LHV è veramente... Però attenzione, perché gli LHV, al contrario degli hostile, hanno ancora una vela da poter, del quale poter usufruire un po' di movimento, mentre gli hostile no. Qua non si è preso una dose di piombo nei denti. E non è la prima volta stasera, mi pare di stasera, cioè, chiamate un dentista per pana, ragazzi, perché mi sa che deve rifarsi tutti i 32 denti. Hanno ancora l'unica vela dietro, ce l'hanno ancora gli LHV. Sì, esatto. Non riusciamo a tirargliela giù. Anche se in questa situazione non so se è quasi più vantaggioso. Io ci sono senza vele. Sì, quello che vedo. Però in questo caso io direi che è quasi più vantaggioso il non avere vele. Sì, perché loro perché tanto retta, comunque è una sfida all'ultima cannonata questa, quindi. Esatto. Vedo che comunque Liamena sta facendo un eccellente lavoro insieme a Natsu per tenere comunque il livello dell'acqua e dei danni il più basso possibile. Dare possibilità ai cannonieri di sparare due liberi per avere modo di sparare continuamente sugli hostile. Entrambe le ciurme si colpiscono, ma non sono incisive. Estrema difficoltà. Se posso sbilanciarmi un po' di più gli LHV rispetto agli hostile, anche perché Liamena sta per morire se viene colpita da fuori, da parte di una blunder o di una cannonata. Attenzione, quasi acqua al secondo, che ha chiamato il raddoppio del secchio. Madonna, son tesissimo. È un continuo, un calzare di campana. Si è preso un'altra volta una dose di piombo in faccia. Ragazzi, vorrei sottolineare il fatto che per così tanti minuti stare su un fuoco talmente intensivo ce ne vuole di nervi saldi, Esatto, anche perché hai continuamente il rumore dei colpi di cannone che i tuoi sparano, che gli altri sparano, quelli che ti arrivano addosso lo scafo, il rumore dell'acqua che sale, il secchio, chi deve riparare, cioè ci sono tantissimi fattori da tenere in conto, e gli hostile stanno continuando a picchiare, a battere continuamente sul ponte degli LHV. Già. Ragazzi, un last galleon standing con i controcazzi. Liamena sta tenendo quella nave insieme a Natsu che manco loro sanno. Attenzione. Ok, no, stanno ancora tenendo. Mamma mia, ragazzi, che partita. Attenzione, è partito un Bjorn. Hanno tirato giù finalmente anche la poppa degli LHV. Spero che correggano il timone in questo caso. Stanno approfittando. Liamena è lovissimo. Cioè, se prende... Se hanno... Ecco. E niente, Asborn è stato veramente... No, non lo posso dire. Sì. Però ha dato parecchio fastidio, perché ha tenuto Gli ha tenuti fuori i cannonieri, dai cannoni. Ne ha portato a casa uno, Ne aveva portato a casa uno, comunque. Mamma mia, ragazzi. Attenzione che gli LHV stanno iniziando ad avere... Problema sotto? Sì. Secondo piano. Attenzione, vittoria degli hostile. Agli ultimi che tre finalissima. Minuti. Che last galleon standing, ragazzi. Mamma mia.
anche se è stato ucciso, comunque si è portato a casa l'attenzione di due persone e ha destabilizzato la sequenza di quelli che erano sotto. Ha destabilizzato il ritmo di Liamena e Natsu. E appena l'acqua ha toccato il secondo piano, raga, avevano il secondo piano pieno di buchi grandi. Sì. E in quella situazione lì affondi tempo zero. Sono stati dei veramente mastodontici. Cioè io ho rivisto la parte... E vediamo delle palle di festeggiamento da parte dello staff. Ho rivisto la parte appena l'acqua ha toccato, è salita sopra al secondo livello, raga, sono affondato istantaneamente. Comunque, bellissima finale. Mamma mia, ragazzi, fantastica finale in toto, compresi Sea Riders e Last Galleon Standing da parte degli LHV e degli Hostile, che ne sono usciti magistralmente vincitori. Cioè, se vedo la faccia di Sensi che è un po' così, un po' amareggiato, ma giustamente l'hanno tirata fino quasi alla fine. Intanto vediamo delle bordate da parte dello staff anche allo scafo degli Hostile. Stanno festeggiando dopo quasi due ore. Sono due ore lì a solo vedere le partite, giustamente. Stanno festeggiando anche loro, dato che sono comunque giocatori. E lo speriamo, Yanto. Il prossimo torneo che faremo, speriamo che sia con un sacco di ciurmi in più. Sì, dobbiamo cerchiamo di fare più ferro, più sangue, più fuoco. Molti più game, quindi meno tempi morti, come si tra virgolette tempi morti, e più game e naturalmente anche più squadre, quindi cercheremo di studiare una chiave di volta. Mamma mia, per ragazzi, farvi vedere molti molti più game e darvi molte più emozioni rispetto a quelle che già abbiamo vissuto in questo primo Alliance Cup, che raga, eccezionale, è stato veramente un evento. Adesso sentiremo anche il responsabile degli Hostile, verrà sicuramente Pana a parlare. Assolutamente. È stato un evento studiato, organizzato dal server dell'Alleanza, e ci sono stati una marea di lavori dietro le quinte, raga, che voi non potete neanche immaginare. E poi naturalmente ringrazieremo tutti, ma adesso aspettiamo il responsabile della squadra che ha vinto, che sono gli Hostile, che hanno vinto all'extra game, alla Standing Galleon, affondando i loro KV, portandosi a casa la vittoria per questo primo Alliance Cup. Beh, io nell'attesa che arrivi il signor Pana, nonché responsabile degli Hostile, nonché vincitori della prima Alliance Cup, farei partire anche tranquillamente il giveaway, così per sfruttare l'hype della situazione e la gente che c'è in chat. Che ne dici? Io li terrei ancora un attimo sulle spine, se no questi qua prendono e se ne... Conosco i miei piani. Ma lo chiudiamo alla fine. Quello è il trucco. Ah, tu dici apriamo il giveaway, esatto, e lo chiudiamo poi alla fine? Gliela mettiamo nel Bau Gigi e tutte ste marmaglie. Ci potrebbe stare. Quindi apriamo il giveaway, punto esclamativo bottino in chat, ragazzi, per partecipare al giveaway. E naturalmente dovete rimanere fino al termine del... Signori, c'è qui con noi il signor rappresentante Pana. Ciao! Pana. Buonasera, Pana! Buonasera e ossequi, capitano Pana. Complimentoni, avete fatto delle splendide partite, avete chiuso questo torneo. Grazie. Cioè, io ho visto continuamente il vostro... i vostri bombardamenti, le vostre cannonate sugli LHV non li avete lasciati un attimo a respirare. Comunque sì. Poi ho chiamato il dentista per te, Pana, perché hai preso un po' troppe palle di cannone in faccia, quindi nel caso poi se hai bisogno ti do il numero del dentista. Com'è andata questo torneo e appunto questa vittoria finale? Sono stati davvero due giorni di giocato con molta pressione per noi.
Io solo puoi dire congratulazioni alle KV e Sea Raiders, che sono due squadre fantastiche, così come tutte le squadre presenti. E non solo un grazie mille per questo evento, e dal partita numero, non lo so, penso sia 4, sì. Era l'LHV contro gli Hostil. Esatto, esatto. Sì. È incominciato questo tira e molla tra di voi, cercando di tenere fuori dei giochi, giustamente perché comunque avevano un punto in meno in classifica, e il vostro pensiero era rivolto contro i pari punti vostri avversari. Sì, esatto. Volevamo prendervi di... non so come si dice, perché era molto stretto, esatto. Entro le HV e Hostile, volevamo, non so se si dice, prenderli di mira. Certo, sì. Volevate focussarvi su... Sì, 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 sì. Il vostro focus principale sugli LHV, però comunque tenevate sempre un occhio di riguardo per i rider, che ho visto... Nell'ultimo match avete fatto due manovre di disingaggio per evitare di trovarvi in mezzo tra gli LHV e Sea Riders. Esatto. Avete fatto delle manovre che io, quando ho letto la mappa, ho detto, cioè, qua si vede il livello che non ho visto durante le prove. Vi ricordate che io durante le prove volevo vedere qualcosa di più, e qua, in questa finale, ho visto quel qualcosa di più che solo dei giocatori del vostro livello, così come voi, appunto, Hostile, così come gli LHV, così come i Sea Riders, possono possono regalarci durante questa finale. Sì, per la game numero 4 o 5 abbiamo voluto giocare un po' sereni per metterli gli LHV in una posizione delicata. Per noi penso che l'ultima partita, il Last Guardian Standing, yes, era molto come si dice, under pressure. Ok, sotto pressione. Sì, sotto pressione. Okay. Ma congratulazioni alle KV Sea Raiders, grazie mille a voi. Grazie tutti l'alleanza per questi eventi. Grazie a voi per lo spettacolo. 5 game spettacolari. Cioè, io le prime tre partite non sono neanche andato in bagno, senza, perché non volevo perdermi un solo secondo dell'hype che mi stavate regalando, cioè dell'emozione che mi stavate regalando nei primi tre match, e non vedevo l'ora di vedere come si sarebbe andato a concludere il tutto. Quindi grazie mille a voi, perché, cioè, ci avete regalato una finale e una serata che pochi dimenticheranno. Ma grazie mille a te, a tutti l'alleanza, e grazie mille per questo evento che era fantastico per noi, e come per gli Sea Raiders, come per gli LKV, come per tutte le squadre che hanno partecipato a questo evento. Grazie mille. Il primo, speriamo anche di una lunga serie, e naturalmente adesso in questo torneo abbiamo visto solo 6 squadre, ma molte già conosciamo, col quale abbiamo modo di allenarci, di trovarci durante la settimana, hanno già richiesto di partecipare alla prossima edizione, quindi daremo modo anche a molte altre più squadre di partecipare, diciamo, creando un regolamento ad hoc che faccia in modo di far partecipare più squadre possibili. Esatto. Quindi mi aspetto che anche gli Hostile si rifacciano vivi, anche perché ricordo che attualmente voi avete il record di affondamenti e di argento fatti in un unico match durante le qualificazioni. Quindi dovete mantenere, c'è ancora il vostro podio, sia della vittoria, appunto, della finale, ma anche il vostro podio durante le qualifiche c'è ancora. Vediamo se riuscirete a mantenerlo per la prossima edizione dell'Alliance Cup.
Sì, ma ci saremo per la seconda edizione, perché vogliamo difendere il nostro titolo. Giusto e... così, giusto così. Sì, ma aspettiamo la seconda edizione e basta. Ok, complimenti ancora a Pana, complimenti agli Hostile per questa fantastica vittoria. Grazie mille. Grazie a voi per lo spettacolare, le spettacolari partite che ci avete dato. Grazie a voi, grazie a tutti. Che adesso torniamo a noi. Io. Mamma mia, sarà la stanchezza, sarà l'hype del momento, ma mamma mia, sono senza parole. C'ho cuore a mille, non credere. Partite veramente fantastiche. Beh, regia, adesso sentiamo anche i secondi e i terzi? Non so se... perché poi ci abbiamo la tabella di marcia. Se sentire anche... Poi c'è... Sì, sono alla porta, se volete. Ah, li faccio entrare. Falli entrare, sentiamo anche loro per i saluti e per... Ah beh, giustamente se per gli LSV entra un traduttore così al volo. C'è Ali. C'è il nostro Alberto qui. Perfetto, pronto. Perfetto. Buonasera efficienza, Alberto. Efficienza. Dai, facciamo queste ultime chiacchierate. Ecco Agent e anche Sir Dada. Agent. Agent, l'ho detto giusto. L'ho detto giusto. Hello. Hello, hello Agent. Ciao Sir. Ciao. Vabbè, lo sento molto basso. Allora, com'è andata questo torneo, questa fantastica finale? So Hagen, how was the tournament? What's your impression? I actually really liked the way it turned out. I mean, the only thing is that since it's a three-ship battle, there is always a ship left, kind of, and that's normal. I mean, you cannot do anything against it. But the 1v1 at the end, I mean, the last galleon standing was... We thought we could do it, and we actually gave everything we had to try to win it, and we believed we could, and unfortunately we sunk, but I'm proud of my team. We actually did very good, and I'm also proud of Hostile and Sea Raiders, because these were very good fights, and I mean, we were stressed out until the end, because we didn't know how it would be, I mean, what would be the leaderboard. Ha detto che sono molto contenti del torneo, che questa dinamica a tre a volte porta a un uno contro uno che lascia da parte la terza squadra, ma è una dinamica prevista contro cui non si può fare molto, e hanno apprezzato soprattutto anche il Last Galleon Standing, quindi l'ultima, lo spareggio contro gli Hostile. Erano davvero convinti di potercela fare e di poter affondare gli Hostile, ma lui è comunque molto contento e orgoglioso della sua squadra e di aver potuto giocare contro gli Hostile e i Sea Raiders. Beh, naturalmente poi li aspettiamo per la prossima edizione dell'Alliance Cup, e devo dire che l'hanno tenuta fino all'ultimo. Probabilmente l'abordaggio di Bjorn li ha un attimo desincronizzati, perché loro avevano un ritmo dei riparatori, che c'era Natsu e c'era Liamena che stava parando e secchiando, e c'erano gli altri due ragazzi che penso che siano stati Agent e che era sopra Sensi, che tenevano il ponte. Adesso chiedilo un attimo, probabilmente è stato l'abordaggio di Bjorn all'ago della bilancia riguardo all'imbarco punto finale. Okay, Hagen, first of all, we can't wait to see you again for the second season. And regarding the final match against the Hostile, it was maybe from what we saw, the final boarding from Asbjorn that put you a little bit in trouble. We saw you struggle to try to pack the water away from your ship, but then something went wrong. What do you think? Yeah, I think, like, I mean,
I didn't even know he... I mean, the fact that he boarded and we didn't kill him on the ladder made that we were a little bit off, because we were not as much bucketing as before and we were not applying so much pressure on the cannons. So yeah, the one, I think it's the Rhino or Panna that called for Asbjorn to board was a very good call, because we didn't watch enough our ladders and it really played a lot into them taking the lead in terms of in terms of DPS. Sì, hanno è stata proprio l'impressione giusta, infatti dice che in un momento in cui non sono riusciti a mettere sotto pressione gli hostile con i cannoni, in un momento in cui erano un po' in difficoltà con l'acqua, non hanno potuto controllare le scalette, uccidere il border già al primo tentativo di abbordaggio, questa chiamata fatta, dice, da Pano, da Derano, è stata sicuramente una chiamata azzeccata di mandare il border e quindi di chiudere la partita così. Esatto, cioè lì almeno, cioè da quanto riguarda fuori e giocatori appunto che giocano questo gioco qua, io avendo letto questa situazione qua già avevo pregustato il fatto che questa situazione di border avrebbe portato a sbilanciarsi in maniera negativa per quanto riguarda gli KV, in maniera positiva per quanto riguarda gli hosti. Ma vogliamo sentire anche i Sea Riders, perché i Sea Riders comunque se la sono giocata fino alla fine. Peccato per quel terzo match in cui hanno perso il galeone e non sono riusciti a recuperarlo né sugli hosti né sugli LHV. Dada? Sì? Comunque ho visto che nei primi due scontri, nelle prime due partite avete spinto sull'acceleratore tutte e tre le squadre e vi siete trovati in una situazione molto svantaggiosa nel terzo game. No, nel terzo game è stata molto combattuta ancora, dove abbiamo giocato tutte e tre le navi e noi abbiamo perso il punto che siamo affondati. Perché... Dopo da lì è stata a dir poco impossibile recuperare per noi. Diciamo che nel terzo game siamo stati sfortunati, poi abbiamo, esatto, sbagliato manovre o altro. Comunque io non c'ho niente da dire, volevo solamente ringraziare tutti quanti, volevo ringraziare gli HEV per questo splendido match che abbiamo combattuto molto con loro, volevo sempre da dire super gli hostile, molto bravi come al solito, superiori a noi e non per niente hanno vinto la competizione. Vorrei ringraziare tutto lo staff per tutto l'impegno che ci ha messo per organizzare questa splendida manifestazione. Vorrei ringraziare gli arbitri e vorrei ringraziare soprattutto anche voi commentatori per tutto lo show e lo spettacolo che ci avete dato in queste due giornate di questo evento. Ma grazie. E nient'altro da dire, mi dispiace molto per come è finita per noi. Avevamo una grande sete di vittoria, assolutamente, perché eravamo belli carichi e molto contenti di andarci a vincere questa partita qua, ma così non è stata e dunque bravi gli hostile, bravi gli LHV e bravi tutti quanti quelli dell'organizzazione. Grazie mille. Ma comunque vi aspettiamo per la prossima edizione, per le prossime edizioni. Sicuramente sia Riders non mancheranno. Perché comunque avete dimostrato, dato che avete partecipato alla finale, avete dimostrato il vostro valore e avrete modo di allenarvi, così come anche le altre squadre, e di farvi rivalere il vostro livello di gioco, che è ormai è riconosciuto anche da parte delle altre ciurme, che è uno dei migliori attualmente che si può vedere sugli schermi e su questo gioco qua, che è appunto Sea of Thieves. Bene. Grazie mille a Dada, grazie mille a Pana e grazie mille ad Agent per queste fantastiche partite che ci avete regalato e l'emozione che solo questo gioco, con appunto giocato con dei giocatori di questo livello, può regalarci. Grazie mille a tutti. Grazie mille, grazie, ragazzi. Grazie. Bene, direi che abbiamo fatto tutto. Aspetta un attimo, arrivo subito. Abbiamo fatto quasi tutto, Zantro. Mancano due cosette prima dei saluti, due cosette veloci, che una ovviamente è il vincitore del giveaway e l'altra è la famosa canzone di Zantrulla.
Isera se la ricordano tutti. Ormai l'hai detto, tocca farlo. Mi tocca. Aspetta, mi preparo. Faccio concentramento tantrico. Se vuoi, prima possiamo fare il vincitore del giveaway. No, io li vorrei far soffrire, ragazzi, però. Li vorrei far soffrire perché se fanno il giveaway poi se ne vanno e non ascoltano. Invece devono ascoltare la canzone. Ah, io lo facevo per te. Io lo facevo per te. Non so se la regia riesce a mettere l'audio mio. Se mi confermi che poi si sente l'audio, faccio sentire un po' la musica. Dovremmo essere pronti. Si sente? Siamo pronti, regia, la musica di sottofondo. Ah, ok, è vero, la musica di sottofondo adesso. Che sennò non si sente. Shout Pass Gone. Naturalmente ecco in italiano, fatto. Ragazzi, non è, purtroppo non l'ho fatta in inglese, poi faremo anche l'edizione multimediale, multilingua. Sempre a te, ovviamente. Sì, sempre. Specifica. No, sì, io in inglese, sham. Pronti? Ok. No, ragazzi, di mutarvi perché sennò io rido, già so. Io sto zitto. Già so che rido. No, perché tu poi ridi sentendo il io testo. Io sto zitto. Ci siamo? Vabbè, io la faccio partire. Poi sicuramente mi metto a ridere anch'io. Benvenuti a Siottis, benvenuti in questo martiladri, benvenuti a Siottis, benvenuti in questo martiladri, benvenuti a Siottis. Così venite accolti in questo mare di avventure, pieno di ricchezze e misteri da scoprire, mappe, tesori, pirati maledetti ed una rotta per essere scoperti, qualche merce da consegnare, sì, pure questo ci tocca far in questo fantastico mare che si chiama Sea of Thieves. Benvenuti a Sea of Thieves, benvenuti in questo mar di ladri, benvenuti a Sea of Thieves, benvenuti in questo mar di ladri, benvenuti a Sea of Thieves. Tra grog e cannonate qui si muore di comprò di pirati che ti sfidan sciabolate, ma sai che c'è l'alleanza qui per te, ciurme di pirati che aspettan solo te, è questo quel che l'alleanza fa, darvi eventi in questo ma vi auguriamo tante feste e un mare felicità. Benvenuti a Sea of Thieves. Grazie, la mia figuraccia l'ho fatta. Ma perché figuraccia? Ma perché? Inneggiavano un po' il cringe in cosa, perché non capiscono l'arte. Non capiscono l'arte e l'amore per questa alleanza. L'ho preparata in 10-15 minuti, testo, e ho tirato via la canzone da quella, appunto, di questa edizione del mese di dicembre, che hanno fatto tutte le cose a tema natalizio. Premio tanto... perché ha resistito. Premio doppio. Un doppio per me, grazie. Beh, intanto grazie mille Zantrulla per averci donato questa canzone scritta con il cuore per l'alleanza, per Sea of Thieves, il gioco che amiamo, e per tutta la community che c'è qui, tutta la chat che c'è qui, che stava aspettando. Esatto, sì. Poteva fare a meno, cioè Capselli poteva fare a meno. Vabbè. Che cattiveria. Madonna, cattiveria. Questa volta facciamo cantare Barba. Va bene, certo. Non mi tirare in mezzo in cose dove io non mi spingo, su via. Va bene, comunque siamo arrivati appunto ai ringraziamenti finali. Il giveaway!
Cazzo, ringraziamenti finali. Io volevo ringraziare lo staff, le squadre. Ma lo facciamo dopo, lo facciamo dopo. Dopo facciamo anche un bel ride. Facciamo sto giveaway, la gente sta aspettando. Giveaway, allora. Se no ci tagliano le gonadi. Dopo la canzone dici subito, tagliamo subito corto. Andiamo a vedere un po' chi vince appunto questo fantastico giveaway. Ricordiamo che è l'ancora di ossidiana. Andiamo a fare l'estrazione da parte dei nostri moderatori in chat. Barba è tutto calcolato da Zan. Il giveaway, ricordiamo che questo è il giveaway. Eternal, ma io non posso vincere un premio vecchiaia. Qua vincerei. Guarda, vincerei. La sciatica te la possiamo regalare. Vediamo un po'. Giveaway? Infatti stavo dicendo, ma è il giveaway? Ma? Ma abbiamo, rimettiamo poi la musica di sto fondo? Sì, almeno. Così almeno... È già uscito il vincitore. Ragazzi, ma... Nei peggiori bar di Caracas. E vince Sensi! Sensi, ha vinto Sensi. Che luce. Cioè, vincono tutti tranne te... Bene, io non ho potuto partecipare. Il vincitore dell'Ancora è uno dei partecipanti anche al torneo, Sensi. Infatti, così almeno l'ho visto mogio, almeno con l'Ancora può flexare. Due regia. Sensi. E winner is Sensi. Perfetto. E winner is Kevin Spence. Congratulazioni Sensi per l'Ancora d'ossidiana, sperando che GG tu non l'avessi. GG a Sensi e al suo drop. Nel caso, comunque, il codice potrà, gli viene inviato via messaggio privato, potrà scegliere se riscattarlo lui stesso, qualora fosse già in possesso dell'Ancora di ossidiana, poter regalare il codice a un amico, un parente, un conoscente, a me stesso. Ho barba, dato che non ce l'ha. Io al massimo lo vado a rubare in giro. Non lo voglio come regalo. Strappi l'ancora dallo scafo altrui. Sì, affondo. Appena vedo uno con l'ancora d'ossidiana, cerco di affondarli e spaccargli proprio totalmente il pezzo e portarmelo a casa. Comunque, tornando a noi, complimenti ancora a Sensi alla vittoria appunto del giveaway. Complimenti a Yostil per aver vinto il primo Alliance Cup. Io volevo ringraziare comunque tutto lo staff che c'è dietro, raga, che sono infiniti. Naturalmente, nominarli uno a uno non finiamo, cioè tipo domani, quindi ci saranno i titoli di coda inerenti. Comunque io volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare anche il fatto che l'intera community dell'Alleanza ha scelto me e naturalmente mi ha dato possibilità di partecipare insieme a questo evento con Barbecue Leg, perché è stato veramente emozionante, ragazzi, è stato qualcosa di mai fatto, perché sì, noi siamo streamer, streamiamo tutti i giorni, Barba magari un po' meno in questo periodo, però io purtroppo posso streamare poco. E quando streami per te stesso è un conto, quando trasmetti un programma per altre persone e quindi sei te l'artefice del lavoro che c'è dietro, che sono tantissime persone, ti sale comunque l'emozione, ti sale un po' di la cacarella del palcoscenico. Quindi volevo ringraziare tutti quanti, grazie mille. Avrò modo poi in questi giorni di ringraziarvi personalmente, tanto ci vediamo tutti i giorni sul Discord e in mano. Va bene così. Tu Barba invece? Gli hai fatti solo te i ringraziamenti, non lo so. Vabbè, ringrazio a uno per uno, diciamo moralmente, diciamo uno per uno, tutti i partecipanti del torneo. Voglio ringraziare tutte e tre le ciurme dei finalisti, voglio ringraziare i vincitori della finale, voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto la sub, hanno iniziato a seguirci questa sera, ma che leggere l'ammontare di persone che hanno messo il follow è veramente un qualcosa di estenuante e lungo e non vorrei dilungarmi troppo. Ringrazio ovviamente anch'io lo staff, vorrei ringraziare un ringraziamento speciale alla regia che ha fatto un lavorone dietro insieme al signor Bona, il signor Aluca, nonché soprannominato ormai Ambrogio.
E niente, un saluto ai miei fan. Un saluto ai miei fan. A posto. Ragazzi, chi altro devo salutare? Lo staff, le telecamere, l'addetto alla mappa, Alberto, che è stato anche il nostro momentaneo traduttore con Agent. Vogliamo ringraziare anche quel pirletto di Kai, che comunque ha fatto un signor lavoro. Tutti, tutti. Ringraziamo a tutti e soprattutto a voi che ci avete seguito fino a stasera, voi in chat, che siete stati attivi e ci avete tenuto compagnia. E io sinceramente vi lascerei, oltre al raid giustamente della signorina Azuki, ma anche con un, vediamo se la regia mi capisce, un cioè mancano i titoli di coda, quello sì. Aspetta, però comunque... a parte che oddio, tutto questo è offerto da Alleanza. lo devo fare come chiusura. Lo sapevo. Bella ragazzi, buon raid e salutate la signorina. Seguite il raid e naturalmente con l'hashtag The Alliance Event. Ok, it's here. Magari se aggiungiamo anche l'alleanza è qua, non sarebbe male. Preparate l'hashtag in chat e seguite il raid. Grazie mille ancora a tutti, buona serata e buon mare sempre a tutti.